Va bene, io direi che man mano le persone Iniziare. continueranno a entrare, ma forse abbiamo già un buon numero di amici che sono venuti a sentirvi, a sentirci e a chiacchierare con noi su questo argomento. Un saluto a tutti, naturalmente, tutti per me noti, tutti amici, colleghi e insegnanti. Persone che collaborano in qualche modo con la scuola, ho visto che sono entrati dei genitori, ho visto che stanno partecipando ex insegnanti di altre scuole, quindi tutto ciò è segno di un grande il potere dei social, quindi questo ce lo dovete dire voi, se è una cosa positiva o negativa adesso, ma il potere dei social è siamo in argomento che come dire, da un lato ci impone, da un lato ci aiuta, non lo so, però lo vedremo insieme. Intanto un grazie particolare a Simone Gargiulo, se vuoi salutare così gli altri ti riconoscono. Grazie, grazie a te, grazie a voi, è sempre un onore. No, Simone lo ringrazio particolarmente per averci offerto la possibilità di parlare di questi argomenti che non è mai abbastanza il dialogo, l'analisi comune, la condivisione su questi argomenti. Insieme a Simone abbiamo altri due ospiti importanti e a loro modo professionisti di questa materia. Abbiamo Cristiano De Palmas, un pedagogista. Cristiano, che puoi salutare così ti riconoscono, ma anche Sì. se Buonasera, sotto c'è scritto, non so se tutti ce l'hanno scritto. anzi buon pomeriggio a tutti. Buon Cristiano pomeriggio De e grazie Palmas, dell'invito. grazie Cristiano, è un pedagogista specializzato in criminologia, psicologia giuridica, psicopedagogia dei processi di apprendimento e lavora come professore incaricato nell'Università di Sassari. E poi abbiamo con noi Carlo Duò, psicologo e trainer. Nella sua presentazione Simone mi ha detto proprio trainer presso aziende ed enti pubblici. Si occupa di counseling da tantissimi anni, formazione, valutazione di rischi psicosociali, comunicazione, sviluppo organizzativo. Ecco, persone che sicuramente portano in questo lavoro, in questa iniziativa, una qualità e come dire, una competenza che non è solita riscontrare. Io faccio soltanto, oltre che salutarvi e salutare, continuare a far entrare amici che stanno entrando nell'incontro. Dire soltanto due cose. Personalmente, come dirigente scolastico dell'istituto, ho sempre favorito il dialogo e l'attenzione verso l'uso delle tecnologie, per tantissime ragioni. La prima è perché io stesso ne sono in qualche modo schiavo. Beh, se esco senza il telefonino di casa, torno indietro immediatamente a prenderlo. Non c'è storia, questo di sicuro. Mi sono dotato di uno smartwatch per non perdere nessun messaggio e nessuna notifica. Utilizzo i social, quindi mi rendo conto perfettamente in prima persona di quanto sia indispensabile nella mia vita essere agganciato con le tecnologie, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda la mia vita privata, la famiglia, gli amici. Oltretutto, oltre questo aspetto, c'è da considerare l'aspetto molto non meno importante dell'uso delle tecnologie proprio a scuola, con i nostri alunni, con gli insegnanti. La didattica a distanza ci ha messo di fronte a un'esigenza terribile da un certo punto di vista, ma straordinaria dall'altro punto di vista. Dal contrario, bisogna solo capire come far tesoro di questa esperienza piuttosto che subirla in qualche modo. Siamo passati da un'educazione dove cercavamo di limitare l'uso dei pixel, l'esposizione ai pixel,
a una situazione dove invece c'è stata un'esplosione dell'esposizione dei ragazzi, degli insegnanti, ma quello che invece è positivo è che tutti quanti si sono confrontati ad usare questi sistemi per non rimanere soli, perché sostanzialmente ci ha consentito di non interrompere la comunicazione, di non interrompere alcune attività, di non in qualche modo di tenerci in contatto. Ha permesso alla scuola di portare avanti un minimo di attività e di non perdere il contatto con i ragazzi, che invece era determinante. Tutto ciò, naturalmente, parlando di scuola, non può e non ha sostituito, ma non può sostituire naturalmente la didattica in presenza, la cosiddetta didattica in presenza, che è la didattica, non farei neanche la distinzione, che è la didattica basata proprio sulla relazione personale, sull'interfaccia personale come lavoro educativo. Quindi, da questo punto di vista, parlare oggi di connessioni sicure, tra l'altro, stare sicuramente connessi, è, non dico un dovere, ma è più che altro una necessità in qualche modo, proprio per acquisire da un certo punto di vista conoscenze, educarci prima di tutto noi adulti all'uso, perché se non riusciamo a educarci noi all'uso, non riusciamo neanche chiaramente a essere educatori dei nostri ragazzi in questa dimensione. Per cui vi ringrazio ancora una volta per questo intervento e vi do la parola se volete prendere la parola per presentarvi o per presentare il vostro lavoro, o altrimenti, se non ricordo male, è Cristiano che inizia, che il primo intervento di Cristiano era sui pericoli del web, riflessioni pedagogiche, criminologiche, e nella locandina abbiamo scritto vittimologiche. E io sono proprio curioso di capire criminologiche e vittimologiche. Mi sento un po' criminale, un po' vittima, un po' criminale, non so cosa so. Adesso vorrei scoprire nel mio uso quotidiano dei social e delle tecnologie se sono più vittima o più criminale. Allora, ringrazio dottor Scarpa per questa opportunità, ecco, di parlare oggi in presenza anche di tanti, tanti partecipanti. Questo mi fa veramente piacere. Sì, il tema che dovrò andare così a presentare, cercheremo di renderlo anche il più interattivo possibile, dottore, perché con Simone ci siamo ripromessi, soprattutto in questo periodo, di rendere queste tematiche sia riflessive ma anche interattive. Perché spesso il virtuale rende un po' tutto asettico, cioè io ripeto un po' la lezione che ho studiato, invece vorrei essere anch'io parte attiva della riflessione da parte degli altri docenti, di chi ci ascolta, delle cose un po' che propongo, delle mie riflessioni, però non voglio ascoltare la mia voce, voglio anche percepire quelli che è il sentore degli altri, ciò che gli altri pensano su quello che stiamo dicendo e su quello che riportiamo. Quindi cercheremo con Simone di essere anche un po' provocatori, anche con Carlo, un po' nei confronti di chi ci ascolta, perché è importante condividere veramente il sapere, non essere succube di questo sapere che oggi ci rende anche privi di una reale compartecipazione. Questo ci rende vittime, ecco, uso in maniera impropria quello che è un termine che attualmente abbiamo creato all'interno dell'Università di Sassari, della clinica psichiatrica, la prima unità di vittimologia, psichiatria forense e clinica. Noi ci occupiamo di vittime a 360 gradi, vittime di violenze intrafamiliari, vittime dell'ambito lavorativo, ma anche vittime della rete. Vittime della rete, che spesso c'è una commistione molto forte tra le violenze intrafamiliari e lo stesso essere vittime della rete o nell'ambito lavorativo. Perché tutto oggi viene strumentalizzato e tutto viene virtualizzato e spesso è difficile farne capo, spesso si crea una matassa dove l'atto criminoso rende compartecipe anche la vittima, come dice il mio professore, dice tra il bianco della vittima e il nero
di chi pone in essere un atto criminale o con un gesto violento o un atto comunque perseguibile da legge, ci sono 50 sfumature di grigio, cioè c'è sempre una compresenza, una volontà, una compartecipazione, non voler staccare quella che è la spina, non sconnettersi virtualmente, perché oggi è un'esigenza, come poc'anzi detto lei, cioè non posso fare a meno di non avere il telefonino perché mi sento lontano da questo mondo. Questo mondo, che inizio ecco adesso a utilizzare termini anche provocatori, soprattutto nell'ambito della scuola, si sta sviluppando quella che io ho definito pedagogia della violenza. Una pedagogia della violenza che è un po' un ossimoro, perché il termine pedagogico non, di per sé non ha una valenza negativa. Per oggi la rete ha determinato che tutto ciò che è molto di quello che passa e che l'utente fruisce ha una connotazione prettamente negativa. Prima di tutto vorrei definire quella che è la differenza che c'è tra conflitto e violenza, due termini spesso usati come sinonimo, ma nella nostra cultura il termine conflitto non ha necessariamente una connotazione negativa, non lo deve avere. Però tutto ciò che passa nella rete è sempre esaltato in quella pratica violenta, dove si vuole volontariamente offendere l'altro, dove si vuole volontariamente denigrare l'altra persona, dove tutto viene utilizzato per far del male. E quando invece la vera conflittualità ha anche una connotazione positiva, la conflittualità può essere confronto, anche in una percezione assertiva, dove io parlo e voglio riportare quelle che sono quello che è il mio pensiero, magari uso anche un paraverbale molto alto, poi Carlo magari ci spiegherà meglio, magari voglio riportare quello che è il mio pensiero, però voglio rispettare l'altro, e questa è una cosa che oggi viene meno. La rete è, come ho detto poc'anzi, ciò che trattiamo nell'ambito vittimologico spesso è concatenato, cioè l'essere vittima di cyberbullismo spesso deriva da situazioni familiari particolari, spesso si è vittime di un contesto, doppiamente vittime di un contesto familiare problematico, vittime all'interno della scuola. Il mezzo che viene utilizzato in questo caso può essere la rete, che colpisce a sua volta la vittima. Non si riesce a capire dove, in che termini si possa intervenire. Bene, questo è estremamente difficile oggi da poter definire. Ciò che stiamo facendo noi in questo momento, e con Simone ne ho parlato anche da poco, è riflettere in termini proprio di prevenzione, prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Perché oggi è difficile percepire dove inizia la primaria, dove finisce la primaria, dove inizia la secondaria, dove c'è la terziaria. In termini clinici, la primaria è quando si fa la prevenzione a campione. Quello è un po' che possiamo fare noi oggi in questo momento, cioè parliamo di una problematica. Quindi rendiamo un messaggio utile, sensibile ai nostri uditori per capire di che cosa realmente si sta parlando, quali possono essere i pro e i contro della rete. Ma io che sono vittima di un sistema, io che sono vittima di attività di cyberstalking, io che sono vittima di attività legate al revenge porn, dove che inizia la prevenzione secondaria o dove inizia la prevenzione terziaria? La prevenzione secondaria è quando il danno non si è ancora cronicizzato, quando sei in quella fase acuta del danno. Quindi io in quel momento sto vivendo un particolare disagio e mi rivolgo a un insegnante, mi rivolgo a degli esperti per poterla affrontare in maniera decisa e in maniera valida. La prevenzione terziaria invece è quando il danno è già definito, si è già cronicizzato, io sono da tempo vittima di questo sistema e quindi sto cercando di uscirne, però è tutto un percorso di recupero dove la rete ha sempre un ruolo estremamente importante, però in tutto questo è difficile anche qui definire, sensibilizzare quelli che sono in questo caso gli insegnanti a utilizzare questi strumenti in maniera proficua, ecco, in maniera estremamente preventiva. Un aspetto che mi preme oggi sottolineare determinante dal punto di vista vittimologico e criminologico sicuramente sono queste informazioni, questa rete che ci sta ora più che mai, anzi questa rete, questo momento, poc'anzi si è parlato di, siamo in un contesto virtuale perché il Covid ci ha portato oggi
non far questa conferenza in presenza, ma mi chiedo se fossimo stati negli anni 80, negli anni 90, dove saremmo in questo momento? Come avremmo fatto questa conferenza? Dove sarebbero? Dove in che modo i nostri studenti potevano usufruire delle lezioni, della didattica non in presenza, perché non sarebbe fatto didattica in presenza. Quindi questo ci fa capire che ci sono tanti aspetti negativi e positivi. E spesso c'è la tendenza, e questa è una cosa che abbiamo ripreso più volte anche con Simone, c'è la tendenza a parlare solo esclusivamente delle cattive pratiche della rete. Ecco, la rete vista dal punto di vista criminologico e la rete anche vista dal punto di vista vittimologico. Però mi chiedo, il ruolo dell'insegnante in questo caso è quello di educare alle buone pratiche o sottolineare, evidenziare quelle che sono le pratiche negative, cioè continuare a fare queste conferenze o proporre continuamente una pedagogia che non sia della violenza, ma che sia una pedagogia estremamente positiva e utile agli studenti. Faccio un esempio per tutti. Oggi si parla molto di fake news, inizio da qua. Simone, intervieni in qualsiasi momento. Si parla molto di fake news. Queste fake news che nascono all'interno di un sistema dove veramente spesso si ha difficoltà a recepire quando la formazione è vera o è falsa, quando un'informazione quando un'informazione viene condivisa con la consapevolezza che è vera, quando un'informazione viene condivisa con la consapevolezza che la stessa è falsa. Quanti di noi aiutano gli studenti a capire come si possono condividere in maniera ottimale le informazioni? Quante volte sono stati utilizzati all'interno del contesto scuola una didattica positiva, propositiva, all'uso corretto, alla lettura corretta di quelle che sono le informazioni? Bene, tutto questo influisce in maniera estremamente importante all'interno del percorso educativo. Io ho segnato alcune cose in questo mio intervento, riporto anche un po' di bibliografia scientifica. Da poco ho visto un manifesto dell'UNESCO che è uscito anche di recente, dove dicono, poi magari posso anche condividere una slide, dove dicono: non sempre una notizia è vera, prima di condividerla accertati che sia confermata, ricordati di citare la fonte, se condividi una notizia falsa rettificala, non commentare subito, attendi che la notizia sia confermata, non calpestare chi non la pensa come te, prima di condividere verifica la data della notizia e così via. Tutto questo oggi è determinante, ma tutto questo oggi deve essere insegnato e noi ci rendiamo conto che spesso noi adulti, noi che abbiamo l'onere e il dovere di poter educare e insegnare attraverso una pedagogia propositiva estremamente utile, utilizziamo questi, condividiamo questi messaggi, condividiamo molta informazione non rispettando quello che è il manifesto, in questo caso presentato dal 2019 dall'UNESCO. Un altro esempio che vi posso fare: da poco stavo guardando il 51esimo rapporto della situazione sociale del Censis, dove parlava di un uso non corretto di quello che è il sistema rete, e portava come esempio, vi dico, una cosa molto simpatica che io avevo notato da tempo: YouTube. YouTube ha degli aspetti positivi e negativi, assolutamente, perché spesso, benché YouTube attui un controllo molto forte su quello che è il canale, sulla distribuzione di determinati video, ha creato anche un canale apposito per i ragazzi, YouTube Kids, spesso siamo noi adulti. Io vi sfido a guardare qualsiasi i commenti delle canzoni, io vi sfido a una cosa banalissima, anche i commenti più... i cantanti più datati, dove determinati commenti scritti da adulti sono finalizzati a offendere o il cantante o chi nei confronti di quel cantante ha un parere positivo oppure sottolinea un aspetto, un merito dovuto alla sua qualità o alla sua musica. Bene, c'è gente che
focalizza il proprio interesse, focalizza il proprio intento nell'offendere anche in sistemi dove l'offesa veramente è del tutto gratuito. Ma se voi ascoltate Champagne, ve la tiro qua, di Peppino Di Capri, che molti di voi magari non la conosceranno, alcuni sì. Bene, leggete i commenti, c'è qualcuno che offende Peppino Di Capri, c'è qualcuno che offende chi in quella canzone ritrova un passaggio particolare della sua vita, oppure di Simone, se vi dire qualcosa, ti vedo. Ah, no, ok. Che trova un passaggio particolare della sua vita, comunque trova un aspetto estremamente positivo in quella musica. Altra cosa importante è il manifesto che si è creato da poco, anche qui riporto un dato, il canale, scusate perché l'ho segnato, comunicare per costruire una coesione sociale, un sito internet molto importante dove ha creato un manifesto per la comunicazione non ostile. Un manifesto che deve essere proposto e riproposto all'intermine dei contesti didattici, dove viene sottolineato quanto agli insegnanti devono educare i propri ragazzi, formare i propri ragazzi in termini di comunicazione virtuale, dicendo che il virtuale è reale. La parola... Cristiano, dimmi, vai Simo. È un'aggiunta a quello che stai dicendo. Non solo gli insegnanti, aggiungo, questo manifesto della comunicazione non ostile, ma come tutto il resto, bisogna ricordarci che la prima istituzione deputata all'educazione dei giovani è la famiglia. Questo mi preme sottolinearlo perché è vero che la scuola ha un ruolo fondamentale anche nell'educazione della cittadinanza digitale e compagnia cantante, però non dimentichiamoci che anche la famiglia può informarsi, visto che ormai anche tutti i genitori dei cosiddetti nativi digitali hanno un account sui social, almeno uno. Quindi come navigano per postare foto di ogni cosa, possono anche andare a ricercare delle informazioni che servono sia per loro, ma anche per educare i propri figli. Questo è un aspetto, infatti, che ne parliamo sempre di questo fatto, ovvero non dimenticarci che la famiglia ha un ruolo fondamentale, perché la scuola naturalmente può arrivare fino a un certo punto, tutto viene attribuito alla scuola, mentre la scuola ha anche altro da fare. Non dimentichiamoci che anche la didattica è fondamentale a scuola, anche la didattica rispetto alle nuove tecnologie, eccetera. Però anche la famiglia, visto che prima professor Scarpa ha salutato dei genitori, quindi ci sono anche dei genitori, è fondamentale anche da parte di tutti i genitori quello di condividere queste informazioni, tutte queste conoscenze. Sì, è verissimo Simone, io ciò che noi ribadiamo sempre quando facciamo le conferenze in presenza, cioè è troppo facile che la famiglia deleghi l'istituzione scuola anche all'educazione, quella che è prettamente contestuale all'ambito familiare. Questo oggi, questa è la tendenza sicuramente. Spesso ci si vuole lavare le mani e spesso si delega ad altri l'educazione dei propri figli. Questo è assolutamente veritiero. Io quello che sto in questo contesto sottolineando, visto che siamo in un ambito prettamente scolastico, è che determinate attività devono avere sicuramente maggior forza, maggior impatto, soprattutto per creare quel processo educativo, quelle teste ben fatte alla Moren, cioè cerchiamo di educare a utilizzare questi sistemi in maniera proficua, in maniera adeguata. Io da poco, sempre dal punto di vista vittimologico, ho voluto capire quanto gli insegnanti, in questo caso parlo prettamente agli insegnanti, sono vittime di questo sistema, cioè quanti genitori utilizzano i media utilizzano la rete, utilizzano i social per offendere gli insegnanti, per provocare, per
anche come colpire in quella che è la loro professionalità. Vi porto un dato che in questo momento vado a recepire. Dal settembre 2017 si contano 33 violenze fisiche accertate nei confronti degli insegnanti, ma tutto questo, quelle realmente stimate, sono 81, una media di 4 episodi alla settimana. Di solito l'insegnante, la ripercussione fisica nasce prima, ecco, e qui il virtuale è anche reale, perché prima nasce all'interno di un contesto dove l'insegnante viene denigrato o viene, dove si manifestano il 592, questo è il primo reato che mi viene, diffamazione nei confronti dell'insegnante, cioè l'insegnante viene proprio diffamato attraverso la rete. Poi la diffamazione ha un seguito in termini di violenze fisiche, quindi poi ha un seguito nel reale. E spesso, cito sempre un dato in questo caso l'Associazione Italiana dei Genitori, non nascondono la responsabilità di madri e padri quando devono utilizzare strumenti concreti nei confronti dei loro figli e soprattutto rivalutare il ruolo e la funzione sociale dei docenti all'interno della scuola, perché è troppo facile scagliarsi, cioè anche in questo caso la rete viene utilizzata come strumento, come mezzo per offendere, per porre in essere quella che io, ecco, poc'anzi ho definito pedagogia della violenza. Cioè io a casa ti insegno che tu puoi utilizzare la rete anche per offendere l'istituzione, per offendere un insegnante. Perché questo ormai rientra in quella forma mentis, in quell'idea che determinati aspetti che si sviluppano all'interno del contesto rete sono più blandi o meno efficaci rispetto ad altri. Questa stessa inchiesta, poi vi posso anche citare a chi l'ha portata avanti, evidenzia anche come spesso, e qua tocco un po' gli insegnanti, alcuni docenti pongono in essere la rete per offendere gli alunni, per utilizzare e valutare quello che è il corpo studentesco all'interno del contesto personale. E la stessa ricerca evidenzia come spesso alcuni insegnanti, e qua dicono, si sono verificate offese al buio, cioè gli insegnanti che utilizzavano dei nomi non veri per chiedere l'amicizia ai ragazzi e poi attuare determinati comportamenti. Vado ancora avanti, scusate, io oggi non ho preparato delle slide, ma un altro punto che mi interessa, e qua ho un articolo di ieri e vi consiglio di guardarlo, perché è qua il mobbing tra docenti, dove viene utilizzata la rete per stigmatizzare quello che è il comportamento tra colleghi. Quindi gli stessi docenti non sono immuni dalla rete, anzi utilizzano la rete. E articolo di ieri, un dirigente scolastico, non mi ricordo dove, l'ho saltato, ma è stata un'ansa che ieri ho visto, un dirigente scolastico ha evidenziato un caso di revenge porn da parte di un insegnante, quindi stava contattando i diversi colleghi dicendo: datemi una scusa per licenziarla. Tutto questo attraverso il virtuale. Non è semplice gestire questo aspetto, non è semplice trattarlo dal punto, cioè dipende come lo vogliamo gestire. Io con Simone, ripeto, ci siamo spesso riproposti di utilizzare queste occasioni per fornirvi di strumenti validi, per fornirvi di strumenti atti a poter utilizzare al meglio la rete. Noi sappiamo tutti che il sistema
virtuale ha degli aspetti positivi e negativi. Abbiamo una grandissima responsabilità, abbiamo una grandissima corresponsabilità nell'educazione dei ragazzi. Però in un articolo che abbiamo scritto poc'anzi, tempo fa, chiamato proprio La pedagogia della violenza, contraddizioni di una società violentemente democratica, abbiamo portato come primo esempio la politica. Ora mi avvicino a quello che è l'attualità. Un tempo avevo citato una frase di Churchill dicendo: una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni. Oggi viviamo in questa realtà dove veramente abbiamo difficoltà, dove la nostra classe politica, dove la nostra classe scientifica utilizza continuamente il mezzo per evidenziare alcuni aspetti relativi al Covid, relativi al lockdown, relativi alla vaccinazione, relativo a tutto ciò che oggi in questo momento stiamo vivendo. Bene, continuamente ci sono rettifiche, continuamente non hanno percepito quanto il peso di un determinato soggetto, in questo caso un membro della comunità scientifica, un politico, ha nelle sue parole, perché ancora non c'è la reale percezione di quanto la rete possa essere veramente efficace in termini comunicativi e di quanto il messaggio possa essere recepito positivamente o negativamente, però comunque è sempre recepito, e questo crea vittime. Ora più che mai, noi adesso stiamo studiando quello che è lockdown dal punto di vista della vittimologia, di quelle che sono le fake news, di quella che è gli stati ansiosi che si creano nei confronti dei fruitori, ecco, dei media, dei fruitori dell'informazione. Adesso vi farà ridere, ma non voglio citare alcun uomo di scienza, ma io vi posso garantire che lo stesso messaggio ha avuto più contraddizioni. Cioè, io adesso vi dico una cosa, domani ve ne dico un'altra, fra 3 giorni ve ne dico un'altra ancora, fra 1 mese ve ne dico un'altra ancora. Questo crea uno stato assoluto di disagio, uno strato assoluto di disagio. Figuriamoci che lo stesso ordine dei giornalisti da poco ha ripreso quella che è il sistema informativo, dicendo il dovere della verità e dell'informazione sociale e sanitaria, un prerequisito fondamentale, perché questo oggi sta creando vittime in un sistema che spesso recepisce passivamente quella che è l'informazione senza avere modo di difendersi. Io posso toccare diversi aspetti, adesso poi magari quando Simone parlerà, magari Simone rifletteremo insieme a te su altri aspetti legati al cyberbullismo, al cyberstalking, a tutto ciò che comunque la rete crea e spesso noi portiamo nelle nostre conferenze. Però alla fine vorrei concludere dicendo questo: il messaggio deve essere ben definito, cioè la nostra informazione, la nostra formazione deve essere adeguata per ritorno a un concetto pedagogico, per una pedagogia utile e funzionale a quello che è il mondo attuale e il sistema attuale. Spero, io non voglio dilungarmi ancora per poi dar modo di discutere con Simone di altre cose. Cristiano abbia lanciato diversi sassi nello stagno, soprattutto dalla sua posizione di pedagogista, mi ha particolarmente incuriosito il concetto di pedagogia propositiva, dato che effettivamente a scuola è una necessità quella di educare, non solo quella di istruire. Questo è un concetto che secondo me deve continuamente pervadere l'azione degli insegnanti e anche la comunicazione degli insegnanti con i genitori, in modo tale che si percepisca qual è il ruolo della scuola come luogo dove si costruisce l'apprendimento sociale, non solo l'apprendimento, perché se no condanniamo la didattica a distanza perché dobbiamo imparare da soli
e in realtà poi quando andiamo a scuola rinneghiamo quella socialità che invece è la parte fondamentale dell'apprendimento. E quindi l'aspetto educativo dello stare a scuola, del vivere a scuola, diventa un tappeto sostanziale per poter gestire anche tutti gli altri apprendimenti. Molto interessante, mi ero preparato una domanda, ma poi alla fine vedo che Cristiano ha quasi risposto, no? Cioè, siamo continuamente, ci diciamo, virtuale quando siamo sul computer, quando siamo con gli smartphone, ma alla fine dei conti è reale, perché fa parte della nostra realtà. Le chat di WhatsApp, i post sui social, le foto su Instagram, i video di TikTok non sono altro che la nostra vita reale in questo momento. Per cui non c'è una vera distinzione tra quello che è reale e quello che è virtuale. Piuttosto quello che è virtuale, come concetto, mi sembra di aver capito anche da Cristiano, si sposta sull'attenzione proprio alle fake news, cioè all'imbroglio, a capire che è virtuale ciò che è costruito al di fuori della verità, al di fuori della correttezza. E quindi benissimo. Oggi questo, si parla di vero, falso, di verosimile, cioè non si ha più certezza neanche sull'informazione. Questa a me spaventa molto, e spaventa anche una cosa che oggi stiamo iniziando a proporre all'interno della nostra unità. Provate un po' a disintossicarvi, cioè quando la rete diventa oppressiva, quando la rete diventa ci condiziona la nostra quotidianità, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona più. Io dico sempre, prova un po' a disintossicare, stacca un attimino se ci riesci, stacca gradualmente, cioè viviti anche quello che è il contesto, il momento. E vedo, con Simone spesso ne parliamo, vediamo che la gente diventa sofferente solo all'idea di non essere parte di un mondo che di fatto pensa che non esista, ma invece esiste, perché quando tocca a te in prima persona vuol dire che è qualcosa che esiste, se non ne puoi fare a meno. E questo a noi spaventa veramente tanto. Sì, ti ringrazio anche per il riferimento che hai fatto al manifesto dell'UNESCO, al manifesto della comunicazione non ostile, perché già in questi primi mesi dell'anno, cercando di imbastire anche dei percorsi di senso sull'educazione civica, perché chiaramente dobbiamo anche dimostrare di farla, oltre che averla fatta fino ad oggi, ora siamo nella condizione di dover dimostrare di farla in quello spazio. Molte sono le proposte, sono già venute fuori proposte di questo genere, soprattutto sull'educazione alla cittadinanza digitale, sull'educazione civica, proprio sull'uso di queste proposte, di questi manifesti, proprio per cercare di avere una guida in questo senso. Sono veramente interessanti. E infine ho colto molto, molto bello, molto interessante come spunto, proprio l'educazione all'interno della comunicazione in questo triangolo, no? Famiglia, scuola, alunno, dove io genitore comunque comunico con i social e con gli strumenti tecnologici con i figli, io insegnante comunico perché ho la classe virtuale, ho la chat della classe, ho comunque uno spazio che deve essere improntato al rispetto, all'educazione, e poi scuola, famiglia, con le comunicazioni che si stanno sempre più spostando in una dimensione tecnologica. Il registro elettronico, le classi virtuali, noi siamo dentro al 100%, domani proveremo dopodomani a fare i colloqui sulla piattaforma, che non sono certamente il massimo, ma ci stiamo sforzando di capire come entrare. Certo, vedersi a quattro occhi è tutta un'altra storia, e questo non ce lo toglierà mai nessuno, però anche riuscire a educarci all'uso è molto importante, perché come dicevi prima, dietro lo strumento tecnologico quasi ci sentiamo protetti nel poter dire delle cose che in faccia non te le avrei dette, ma dentro una chat alla fine la butto lì, la dico, perché tanto
l'ho messa lì. E allora lì partono effettivamente, come hai detto tu, le offese, e c'è quell'aspetto emotivo che credo sia però di pertinenza di Carlo Duoro, che probabilmente leggendo solo il titolo della sua, del suo intervento, credo che sia, come dire, pronto a entrare in questi aspetti delle connessioni, no? Gli aspetti più emotivi, anche perché Carlo, aspetta che recupero molto precisamente, hate speech, psicolinguistica dell'odio. Adesso mi date una bacchettata sui denti per il mio inglese, però chiedo a Carlo di partire e di spiegarci, anzi anche di pronunciarlo bene, dai. Grazie Carlo. Microfono, Carlo. Pardon, scusate, ho iniziato a parlare in automatico, non dando per scontato che bisogna attivare il microfono. Quindi parleremo un po' delle abitudini che online possono essere diverse rispetto a quelle offline. Dicevo, grazie mille professor Scarpa, grazie a voi per questa presenza. E ho preparato delle slide che non hanno l'obiettivo di essere semplicemente lette, ma vogliono essere, come diceva anche Cristiano, una sorta di provocazione. Perché mentre si parlava del manifesto dell'UNESCO con delle linee guida che ci suggeriscono di aumentare la nostra consapevolezza a tutti i livelli, a livello di scuola, a livello individuale, a livello genitoriale, a livello proprio di pedagogia, pensavo anche al fatto che tutto questo deriva da un impatto sempre più alto di un mondo che è digitale e che, permettetemi di definire, un surrogato della realtà. In realtà noi abbiamo creato il digitale è un surrogato della realtà. Il problema è questo, che si stanno invertendo i ruoli. La realtà sta diventando un surrogato del digitale e questo è pericoloso. Cosa significa? E perché uso questa parola un po' provocativa? Significa che in realtà il linguaggio che usiamo nel virtuale e che magari è diverso dal linguaggio che usiamo nel reale, diventa poi un linguaggio che ci abituiamo a usare anche nella nostra testa. La nostra testa non è digitale, la nostra testa è analogica, la nostra testa ce la portiamo dietro in famiglia, ce la portiamo dietro quando interpretiamo la realtà. Quindi in qualche modo c'è questa sorta di rimbalzo. Da una parte abbiamo creato un mondo digitale, dall'altra questo mondo digitale sta in qualche modo impattando, invertendo i ruoli e condizionando il nostro mondo reale. L'hate speech non è nient'altro che un neologismo anglosassone, perché gli anglosassoni hanno questa caratteristica della sintesi rispetto al nostro linguaggio, che magari è molto più ricco, creativo, ma certamente meno sintetico, e in qualche modo ci suggerisce come le persone possano usare un linguaggio di odio, un linguaggio che può che passa dall'analogico, dalla vita reale, quindi dal bullismo, dal mobbing, dal conflitto, dall'aggressione, nel mondo reale, si sposta nel mondo virtuale e ritorna al mondo reale dopo aver usufruito di una sorta di palestra digitale nel quale allenarsi, nel quale diventare addirittura più forte. Ecco perché la mia proposta è di ragionare su come effettivamente le parole possono influenzare il funzionamento stesso della mente. E da questo punto di vista, perché parliamo di hate speech? Che letteralmente può essere tradotto come discorso di odio. In realtà nel dopoguerra già ci si pose il problema, ma come mai alcune persone, alcune categorie di persone, alcuni contesti favoriscono un certo linguaggio d'odio? E uscivamo nel dopoguerra da uno dei più grandi progetti di odio che la storia dell'umanità purtroppo abbia potuto vivere. Detto questo, il Consiglio d'Europa nel 97 diede una definizione oggettiva dell'hate speech, ovvero tutte quelle espressioni che diffondono, incitano, promuovono, giustificano l'odio a qualsiasi livello. Il problema è che l'odio molto spesso è subdolo, perché dire a una persona che ci sta provando
per la prima volta a fare qualcosa, lascia faccio io, non è un linguaggio d'odio, però in realtà il lascia faccio io è una manipolazione linguistica che ha un impatto. Mi dice molto su come funziona la mia mente, ma che ci piace oppure no, ha un impatto fortissimo sulla psiche, non solo in termini di psicologia, ma anche di neurologia. Infatti, voglio fare due esempi di due studi che ho letto proprio la settimana scorsa, che vengono dall'Università della California, in Los Angeles. La professoressa Chan è stata molto incuriosita da una popolazione cinese, una piccola popolazione cinese, che non ha il tempo futuro nella propria grammatica. Ecco, questa popolazione tende a risparmiare molto di più rispetto alle popolazioni limitrofe che hanno il tempo futuro nel loro linguaggio, come se non avessero percezione del futuro e quindi non avessero percezione di un'idea di investire, quindi è come se dovessero accumulare nel qui ed ora. Lo stesso studio ci dice che ci sono delle popolazioni in Amazzonia che non hanno delle espressioni per definire i numeri, quindi non hanno la parola 1, 2, 3, 4, hanno due parole, molti oppure pochi. E purtroppo a livello di concretezza queste popolazioni non sanno fare di conto. Se mi mancano le parole, la mia psicologia ne risente. Se mi manca il futuro a livello linguistico, non ho il futuro a livello psichico. Se mi mancano i numeri a livello linguistico, non ho i numeri a livello psichico. E un ultimo studio molto interessante, fatto in alcuni stati del nord Europa, e si è notato che nei linguaggi dove c'è una declinazione maschile e femminile di moltissime parole, la percezione della propria identità di genere viene anticipata anche di qualche anno. Quindi quando il bambino è abituato sin da piccolo a definire al femminile o al maschile qualsiasi tipo di concetto, perché fa parte del linguaggio, noi in Italia ci siamo arrivati da poco, in realtà scopriamo che automaticamente questo cambia non solo la psicologia, ma anche la neurologia. Quindi attraverso, diciamo così, studi molto più neurologici che psicologici, si è scoperto che le parole che pronunciamo e le parole che riceviamo cambiano il funzionamento del cervello. Ora, un po' per entrare nel merito di come nasce l'hate speech, o linguaggio di odio, e qual è l'impatto che ha su chi lo pronuncia e chi lo riceve. La mia proposta è di lavorare su tre livelli, perché in realtà dell'iceberg del linguaggio di odio vediamo solo la punta. Quindi vediamo le azioni linguistiche, le leggiamo, le ascoltiamo, e anche gli stessi, non solo le vittime, come direbbe Cristiano, ma anche gli stessi carnefici che usano questo linguaggio percepiscono di sé solo la punta dell'iceberg, non sono consapevoli dei meccanismi che portano a questa irresistibile voglia di manipolare e aggredire l'altro. E l'esempio di Champagne, di Pipino di Capri, è disvelante, perché moltissimi commenti che insultano il cantante partono dal fatto che magari quella canzone non è mai stata ascoltata o non è inserita all'interno del contesto. Quindi dietro le parole, che possono essere più o meno direttamente di odio, ci sono altri due ingredienti su cui lavoreremo e su cui vorrei proporvi delle riflessioni. Ci sono i pensieri e ci sono le emozioni. Quindi le parole, ma anche la grammatica e la semantica, non sono nient'altro che la prima realtà virtuale inventata dall'uomo. L'uomo ha inventato il linguaggio a somiglianza del proprio cervello. Non è che il linguaggio è stato costruito da qualcuno a tavolino. Il linguaggio rispecchia perfettamente il funzionamento del cervello, come il digitale rispecchia tutta una serie di esigenze della vita umana. L'abbiamo costruito noi il digitale, l'abbiamo costruito noi il linguaggio. Solo che il linguaggio porta ad azioni che possono essere comportamenti anche linguistici, quello che invece è una facoltà che ci distingue dagli altri esseri umani, la costruzione di pensieri ed emozioni complesse. Ora, come interagiscono questi tre livelli nella quotidianità? E la prima provocazione che vi faccio fa riferimento fondamentalmente ai tre nemici, da combattere, perché se è vero che dobbiamo combattere una certa cultura che possiamo anche definire pedagogia dell'odio e un certo modo
di utilizzare gli strumenti digitali per diffondere l'odio, voglio un po' invece individuare in modo molto concreto tre nemici molto, molto toccabili, tangibili. Chi riconosce questa immagine? Cosa sono questi? Non sono molto di moda in Italia, molto più negli Stati Uniti. Cosa sono? Io l'ho visto subito, il marshmallow. Il marshmallow. Quelli che in tutti i film americani si mettono nella punta del bastoncino al campeggio e si mettono sopra il fuoco per ammorbidirli. Cosa c'entrano i marshmallow con le parole di odio, soprattutto usate in modo inconsapevole? E beh, c'è il mitico professor Michael, che è morto anche recentemente, che negli anni 60 fece uno studio che fece molto discutere. Con la scusa di avere una telefonata importante da fare, lasciava dei bambini tra i 6 e gli 8 anni da soli nel proprio studio. Ecco, nello studio c'erano 2 o 3 marshmallow nella scrivania davanti al bambino, ma a fianco alla scrivania c'era un grandissimo contenitore con centinaia di marshmallow. E il ricercatore, uscendo dalla stanza, diceva: io devo andare a fare una telefonata, esco qualche minuto dalla stanza, se tu resisterai senza mangiare questi 3 marshmallow che hai qui di fronte, quel contenitore di marshmallow sarà suo. Bene, l'80% di bambini non riusciva a resistere alla frustrazione e in quei minuti mangiavano i marshmallow. Una minoranza di bambini riusciva a resistere, ad aspettare, a gestire la frustrazione e quindi aveva in premio il contenitore dei marshmallow. La cosa più scioccante di questo studio è che è stato longitudinale, sono stati seguiti nel tempo questi bambini ed è emerso che quel 20% di bambini che già da piccoli avevano imparato in qualche modo a gestire la frustrazione avevano uno stile linguistico molto più rispettoso dell'altro, avevano un livello di resilienza molto più alto rispetto ai propri coetanei, una capacità anche di raggiungere i propri obiettivi e di focalizzarli, e alla fin fine, se posso usare una parola forse troppo utilizzata, erano più soddisfatti di sé e della propria vita, indipendentemente poi dal traguardo oggettivo raggiunto. Questo cosa ci dice? Che il primo nemico da combattere e che il digitale ci sta inculcando, scusate la parola, è proprio l'incapacità di gestire la frustrazione. Quindi il fatto che dobbiamo avere tutto subito, dobbiamo leggere tutto subito, dobbiamo commentare tutto subito, dobbiamo avere una risposta tutta e subito, dobbiamo in qualche modo avere qualcosa da dire su tutto e subito. Ecco, questa velocità che è tipica del digitale è antianalogica. Cosa vuol dire? Che il nostro cervello non è così diverso da quello che avevano i sapiens sapiens di 50.000 anni fa. Il cervello lo arricchiamo attraverso dei software, attraverso l'apprendimento e la scuola e la famiglia, come si diceva, hanno un ruolo preponderante. Però in termini di funzionalità, il cervello di 50.000 anni fa non era così diverso dal cervello di oggi. Come possiamo chiedere a un cervello che è nato ed è rimasto simile da 50.000 anni di essere veloce nell'elaborazione delle informazioni rispetto a dei chip che invece ogni 2 anni aumentano esponenzialmente la loro velocità? Quindi ricordiamoci come primo nemico da combattere la frustrazione, ovvero l'incapacità di gestire la frustrazione trasformandola in qualcos'altro. Magari ricordandoci i marshmallow che sono almeno saporiti e dolci da pensare rispetto alle parole d'odio. La seconda immagine, a cui magari siamo un po' disabituati perché molti di noi, appunto, anche con la didattica a distanza, lo smart working, si sono disabituati alle code in macchina. Cosa succede quando siamo frustrati, a proposito di frustrazione, e siamo nel traffico? Cosa può succedere a tutti noi? Siamo un po' sinceri. Quando siamo chiusi nell'abitacolo e qualcuno fa una manovra che ci fa rischiare di schiantarci, oppure guida in modo un po' barbino, cosa può succederci come reazione a tutto questo? Il professor Scarpa, ci lasciamo andare al cosiddetto hate speech, gestacci, urla. Se siamo soli in macchina non ne parliamo. Ci sono persone che quando sono sole in macchina, dando sfogo alle loro peggio declinazioni, sintomi di tono di voce, non abbasserebbero mai il finestrino per dirlo all'interlocutore, ma quando l'interlocutore appartiene anche a determinate categorie, ad esempio una persona anziana, oppure ad esempio un certo tipo di macchina,
o ad esempio una targa che mi dice che quella persona non è della mia regione, succede che in automatico prendiamo... Carlo, scusami, al genere. Prego? Al genere, se sì, donna al genere. Uomo che guida. Prego, al genere, esatto. Ah, scommetto che è una donna questa qua, la frase. Quindi, in qualche modo, è come se quando siamo nel traffico, ma questo succede dagli anni 70, in realtà siamo vittime della cosiddetto road rage, ovvero la rabbia da strada. Negli anni 70 si è capito che quando siamo dentro una tecnologia, quindi quando siamo protetti dalla macchina, dalla lamiera, dal parabrezza, in realtà questa protezione ci consente di usare un linguaggio deresponsabilizzante. Quindi tendiamo a essere più odiosi nei confronti degli interlocutori perché ci sentiamo protetti dalla tecnologia. Nel caso delle macchine, la tecnologia è l'autoveicolo e lo schermo è il parabrezza. Ma proviamo a riportare tutto questo nella tecnologia di oggi, dove il parabrezza diventa il black mirror del telefonino, il black mirror del computer o del tablet, dietro il quale ci sentiamo in qualche modo protetti perché siamo dentro una scatola tecnologica. Non siamo più noi, siamo un surrogato di noi stessi. Questo purtroppo le ricerche, di cui il professor Antonio Preti, proprio dell'Università di Cagliari, è uno dei massimi esponenti a livello mondiale, ci dice che sostituiamo la tecnologia, ma la risposta psicologica automatica rimane identica. Quindi il secondo nemico da combattere non è solo l'incapacità a gestire la frustrazione, quindi dovremmo allenare la nostra capacità di gestire la frustrazione, ma anche la bassa responsabilità a cui siamo sottoposti nel momento in cui abbiamo a supporto una tecnologia. Questa bassa responsabilità percepita ci autorizza a mancare di rispetto un estraneo. Ora, tutti purtroppo siamo abituati a leggere, anche per notizie che sono andate alla ribalta, di insulti, di una pesantezza inaudita che nessuno dal vivo si permetterebbe di proporre a un estraneo. Anche l'uso del tu, solo perché sei un personaggio pubblico mi permetto di darti del tu e di insultarti. Tutto questo perché siamo all'interno di questa sorta di gabbia che ci fa sentire protetti. Quindi il secondo elemento non è la frustrazione, ma il livello di responsabilità. Infine, il terzo elemento su cui vorrei in qualche modo confrontarmi con voi è il vecchissimo mito della lepre e della tartaruga. E qua ritorniamo a quello che un po' diceva anche Cristiano. La velocità delle notizie e la quantità di notizie rende quasi paradossale il fatto di poterle verificare. Quindi siamo messi all'interno di due parti del cervello diverse che vengono stimolate dalle nostre relazioni digitali. E qua cito l'unico psicologo ad aver vinto un premio Nobel, naturalmente non l'ha vinto per la psicologia perché non esiste, ma l'ha vinto per l'economia, sul processo decisionale, che è Daniel Kahneman. E devo dirvi che in tempi non sospetti io ho avuto il piacere di averlo come correttore della mia tesi di laurea, Kahneman. Quindi il fatto che la mia tesi di laurea sia stata supervisionata da un futuro premio Nobel, in tempi non sospetti ovviamente, visto che la mia tesi di laurea era proprio su di lui e sui suoi studi, che già allora, nel secolo scorso, quando mi laureai, erano già molto avveniristici. Ecco, detto questo, Kahneman dice che il nostro cervello può contare su due sistemi decisionali, un sistema lento e un sistema veloce. Il sistema lento è quello di cui parla il manifesto dell'UNESCO. Punto. Se noi dovessimo trasformare in una serie di regole comunicative che valgono, come si diceva, anche per gli influencer, quelli veri, non solo quelli di Instagram, gli influencer che sono i politici, i genitori, la scuola, gli insegnanti, i punti di riferimento comunicativo, e in realtà scopriamo che la zona che decide lentamente nel cervello si sta atrofizzando. Le ultime ricerche dicono che anche i bambini dai 3 anni in poi, abituati a sviluppare una dipendenza nei confronti degli oggetti digitali,
già dopo 6 mesi di utilizzo sviluppano una qualche dipendenza che, tra virgolette, atrofizza la zona della decisione lenta del cervello e sviluppa molto di più la parte del cervello che prende decisioni veloci. Decisioni molto più vicine all'emozione che alla razionalità. Quindi che succede? Succede che impariamo a usare in modo molto veloce le emozioni, spacciandole per razionalità. Quindi in qualche modo andiamo a utilizzare il linguaggio non attraverso un equilibrio tra ponderamento e emozioni, ma senza rendercene conto, l'utilizzo di un certo tipo di linguaggio nei social, nei media e di fenomeni che, mi raccomando, erano presenti anche offline. Quando per la prima volta ho fondato l'Osservatorio Regionale Mobbing insieme a una serie di sigle sindacali nel lontanissimo 1997, io durante un convegno dissi una cosa che non piacque per niente ai sindacalisti. Ho detto: signori, il mobbing è il bullismo degli adulti, è il bullismo delle organizzazioni. Inutile che lo chiamiamo mobbing, perché è... Però dirlo nel 97, dare dei bulli e comunque definire in questo modo un neologismo era abbastanza disruptive, significa distruttivo rispetto a un costrutto che voleva separare le dinamiche del bullismo dei bambini o degli adolescenti dagli adulti, perché gli adulti fanno mobbing, non fanno bullismo, e in realtà è semplicemente un neologismo. Quindi, per chiudere, cosa possiamo fare contro questi tre nemici? Perché se vogliamo cambiare le parole, dobbiamo affrontare frustrazione, responsabilità e velocità di ragionamento. Quindi accompagnare le persone a gestire la frustrazione, accompagnare le persone a ragionare con più lentezza e accompagnare le persone a prendere consapevolezza e responsabilità delle parole che usano. E qua mi viene in mente di citare un altro premio Nobel, che è Thaler, anche lui per i suoi studi psicologici, ma in particolare lui si è interessato di nudging o nudge. Per nudging si intendono tutto un insieme di iniziative che accompagnano gentilmente le persone a cambiare comportamento, non attraverso la punizione, ma attraverso un incentivo che possa creare delle nuove abitudini nelle persone stesse. Ed è un po' questo a cui bisognerebbe arrivare, provare a escogitare dei sistemi, dei giochi, dei percorsi di nudging. Mi raccomando, il nudge non è una parola nuova inventata da Thaler. Thaler l'ha presa in prestito dall'etologia. Infatti, se vedete nell'immagine, c'è il tipico comportamento dell'elefantessa che per i primi periodi supporta da dietro con dolcezza l'elefantino con la proboscide. Ecco, questa modalità di accompagnare l'elefantino dell'elefantessa si chiama in etologia nudge. Quindi è stato preso in prestito e applicato nel concetto di cambiamento. Perché purtroppo chi poi scusate la metafora, si sporca le mani quotidianamente nella pedagogia, nella didattica, nella relazione con i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, può anche farsi guidare in termini valoriali dal manifesto dell'UNESCO, ma poi bisogna tirar fuori dal cilindro delle strategie operative concrete per fare prevenzione primaria, secondaria e purtroppo anche terziaria. Quindi il mio suggerimento è molto concreto. Simone, vuoi intervenire? Volevi dire qualcosa? Lo dico come concludi, perché mi hai dato degli assist molto interessanti e molto utili, soprattutto con questo del nudging, connesso a un determinato comportamento per l'utilizzo degli smartphone, ad esempio nei ristoranti, lo anticipo così, e sicuramente hai già colto che cosa voglio dire. Eh sì, ma io ho avuto un'esperienza molto costruttiva nella pubblica amministrazione tedesca e anche in una multinazionale che ovviamente ha dei risvolti poco umani come Apple, però durante le riunioni c'è una scatola dove si mettono tutti i cellulari. Cioè, durante le riunioni, lì mi sono stupito che proprio in Apple
si chiedesse a tutti i manager anche di altissimo livello di mettere il cellulare all'interno di una scatola, che è molto diverso dal chiedere teniamo i cellulari tutti nella propria tasca, perché è anche simbolico. Un piccolissimo comportamento poi come un effetto domino può condizionare. E su questo faccio giusto tre esempi. Un esempio che viene dalla psicoterapia linguistica, che consta nell'utilizzare una serie di strategie squisitamente basate sulle parole per cambiare profondamente la psiche del paziente. Quindi piuttosto che sviluppare un nuovo linguaggio cambiando profondamente la psiche, il processo si inverte. Io prima ti accompagno a fare degli esperimenti linguistici e questo nel tempo crea nuove abitudini linguistiche che influenzano la psiche in modo profondo. Ad esempio, a una mia paziente qualche tempo fa gli avevo chiesto di provare a non usare il non per un'intera settimana e quindi di sviluppare strategie alternative per poter dire no. Comunque, non è che avrebbe dovuto dire di sì. Stessa cosa, esercitarsi a dire di sì, ma senza pronunciare la parola sì. Al posto di dire non sono d'accordo, giocare sul fatto, quanti altri modi di dire non sono d'accordo ho? Perché in realtà le persone che non hanno neanche il modo di dire non sono d'accordo, ma usano l'insulto, semplicemente hanno sviluppato un automatismo di usare l'insulto, perché non hanno nel proprio cervello alternative per dire la stessa cosa. Ed ecco perché la didattica, la lettura e la capacità di allenarsi a usare formulazioni diverse dello stesso concetto è importante a partire da esercizi di tipo linguistico. Quindi bisognerebbe, perché no, anche a casa fare dei giochi che possono essere aprire il vocabolario a caso e scoprire delle nuove parole, piuttosto che fare dei piccoli giochi come proviamo a dire in un modo diverso la stessa cosa. Questo si basa, e chiudo con due piccoli esempi, su due principi molto semplici ma altrettanto potenti. Uno, il paradosso dello specchio, che è avvenuto a New York negli anni 60 durante un esperimento proprio di pedagogisti che cercavano tutt'altro, ma hanno fatto una scoperta casuale, come spesso succede nella scienza. In questo centro c'erano dei bambini che giocavano e c'erano degli specchi unidirezionali dietro i quali dei pedagogisti osservavano l'interazione tra i bambini. A un certo punto un bambino si mise a piangere inconsolabile e fu preso da una pedagogista e portato in una stanza vuota. A un certo punto la pedagogista si girò mettendo involontariamente di fronte allo specchio il bambino si guardò allo specchio e smise istantaneamente di piangere. Questo può sembrare una piccolezza, però in realtà fece partire una serie di studi psicolinguistici e neurolinguistici che ci dicono o c'è il pianto, che è l'azione automatica veloce, o c'è la percezione di sé mentre si piange. Lo so che qualcuno può dire, ma in effetti quindi se io ho bambini piccoli ho a che fare con persone che piangono, mi devo dotare di un grande specchio a casa e a scuola? Sì, mi devo dotare di un grande specchio a casa e a scuola. Solo che questo specchio può essere anche virtuale. Quindi l'ideale è dare delle occasioni di specchiarsi, di prendere consapevolezza di sé e magari delle proprie parole. E a proposito di questo, per chiudere e sottolineare come il nudging sia a volte anche divertente, voglio coinvolgere il relatore che mi ha preceduto, Cristiano, in questo piccolo gioco, se ha voglia. Posso coinvolgerti, Cristiano? Vai. Ci sono. Allora ti chiedo se puoi, la vedi la slide? Assolutamente. Se puoi dirci a voce alta il colore in cui sono scritte le parole come se le stessi leggendo. Ok. Verde, rosso, blu, giallo, blu, nero, rosso, blu, verde, nero, rosso, giallo, verde, blu, nero, blu, rosso, verde. Ecco Cristiano, siccome mi hai già accennato di queste cose nel tuo intervento, ti chiedo, rispetto alla tua normale performance di lettura, com'è andata? Sei stato più lento o più veloce? No, più lento assolutamente, però non ho focalizzato l'attenzione sulla parola, ma ho dovuto distrarre, cioè dovevo solo percepire la parola e buttarmi sul e individuare il colore. Quindi ho dovuto Però ti chiedo, da quando sei piccolo,
quale automatismo è stato installato nel tuo cervello davanti alle parole? Che cosa ti veniva spontaneo fare? Individuare. Leggere la parola o dire il colore? Il colore. No, legge la parola giallo. Esatto, quindi hai dovuto fare uno sforzo per assolutamente dire il colore. Sì. Ecco, scusate, grazie Cristiano della collaborazione. Ovviamente questo è un piccolo gioco per sottolineare come, senza svelare il trucco, è possibile prendere degli automatismi e bloccarli e aiutare in modo anche molto veloce e divertente le persone a mettersi di fronte allo specchio, perché effettivamente tutti noi come Cristiano abbiamo l'automatismo di leggere la parola, ma basta inserire delle piccole variabili per bloccare, come nello specchio, la spontaneità. In questo caso si tratta di un gioco, ma se la spontaneità è un certo tipo di comunicazione, di odio, allora il principio può essere applicato per allenarci a togliere spontaneità a un certo modo di comunicare, togliere spontaneità a un certo modo di utilizzare il digitale per costruire relazioni, tra virgolette, distruttive. E questo si può fare senza dichiarare che si vogliono cambiare le cose, ma semplicemente accompagnando le persone come quel bambino di New York degli anni 60, silenziosamente a guardarsi allo specchio. Mi sembra anche di aver sforato, sei stato poco assertivo, Simone. Quindi questa è la mia ultima proposta, poi se ci sarà spazio per le domande, massima disponibilità rispetto ai miei stimoli. E grazie a Cristiano che si è prestato a questo piccolo gioco. Grazie a te, Carlo. Non ci siamo affatto accorti che abbia sforato, perché è stato interessantissimo ascoltarti e davvero molto, tanti spunti di riflessione molto, molto interessanti. E personalmente... oltre a precisare che non intendo insultarti, anche se ti do del tu, e non è per la barriera tecnologica, ma è soltanto per una, quasi una richiesta di amicizia. Ma in realtà il concetto dell'utilizzo del lessico, di dare alle parole non solo una forma, ma anche una sostanza nel modo in cui le usiamo, è molto molto importante a scuola. E si sposa pienamente con l'altro concetto che tu hai portato dentro, che è quello dell'uso del tempo. Cioè non è automaticamente più bravo chi risponde prima, non è automaticamente più bravo chi è più veloce nella risoluzione, non occorre dare molta più importanza ai processi rielaborativi, alla meditazione, anche a tutti quei processi che poi portano alla, come dire, anche alla narrazione più lunga. I nostri ragazzi, i nostri giovani sono sempre più portati al messaggio breve, no? E il messaggio breve in qualche modo raccoglie quel tempo breve, veloce, della voglia di comunicare velocemente quello che devi dire. Ecco, leggere per molto tempo, leggere a lungo, parlare a lungo, guardare un film piuttosto che uno spot, tutto questo fa parte dell'abitudine, dell'educazione a gestire il tempo, che secondo me si spoglie molto, era molto coerente, ho trovato molto molto bello e coerente il rapporto tra questi elementi e la gestione della frustrazione. Conoscevo già quegli esperimenti che hai citato e sono veramente... veramente interessanti. Posso dire un'ultima cosa che mi ha incuriosito molto, il legame, mi è venuto subito in mente il legame che a me piace portare dentro, per esempio, l'educazione alle regole in genere, l'istituzione, la scuola o comunque altre istituzioni hanno spesso un rapporto rispetto all'educazione alle regole che è basato più che altro sulla sanzione, cioè sul rispetto della regola in funzione di una sanzione e non in funzione dello sviluppo, di uno sviluppo di responsabilità nella gestione della regola. E tutto parte probabilmente dal porre la regola con quella negazione che tu hai detto alla fine, usare, mi è curiosito quando l'esperimento di usare una settimana senza usare la negazione, il non. Ecco, è un esercizio molto importante, un esercizio che dovrebbe essere fatto continuamente, quello di esprimersi togliendo una parte
del nostro pensiero, come ha fatto prima Cristiano, togliendo una parte della sua osservazione rispetto a questo. Esprimere le regole dicendo piuttosto che agli adolescenti non devi andare, non si va in motorino senza il casco, dire che è più importante andare in motorino usando tutte le protezioni, apparrebbe la stessa cosa, ma in realtà è un utilizzo del lessico, è un utilizzo, è un'educazione alla responsabilità, è chiaramente anche un orientamento all'utilizzo della comunicazione, come dire, non ostile, come si diceva prima. Quindi grazie Carlo per queste sollecitazioni davvero molto molto importanti. Naturalmente credo che stia andando la registrazione su YouTube, quindi tutti noi potremmo poi raccogliere le nostre osservazioni, le nostre, rielaborare col tempo, con un tempo più lungo, rielaborare ciò che sta venendo fuori questo pomeriggio, che è davvero molto molto interessante. Degli aspetti legati alle connessioni, legati all'uso delle tecnologie, che sono stati davvero molto interessanti in relazione proprio al lavoro educativo dell'insegnante e del genitore. Simone, che ne dici? Tu dovevi parlare proprio di questo, degli aspetti educativi, no? Se non ricordo male, avevamo detto il titolo della tua relazione. Simone, innanzitutto, prima non ti ho presentato con ampiezza di parole, ma in realtà conosciamo Simone Gaggiulo per essere già stato ospite nella nostra scuola in altri interventi. Lui è uno psicologo, un formatore che collabora e ha collaborato in tanti progetti di contrasto al bullismo, al cyberbullismo. Se non ricordo male, ha collaborato con l'Osservatorio regionale contro il bullismo, collabori ancora con la scuola Polo per il cyber contro il bullismo e il cyberbullismo, autore anche di pubblicazioni, quindi insomma un'eminenza. È un vento, sicuramente un esperto comunque di queste tematiche che spesso abbiamo avuto l'onore di far interfacciare con i nostri alunni. Simone, educazione, se non ricordo male, strategie educative per l'uso responsabile e critico degli schermi digitali, non delle tastiere, solo degli schermi. Degli schermi, assolutamente. Perché solo degli schermi? Raccontaci. Perché ormai è tutto schermo, ci sono gli smartphone che sono schermi, i tablet che sono schermi, la tastiera ormai è quasi nel PC, però ormai è tutto touch. O meglio, i ragazzi, i preadolescenti, gli adolescenti utilizzano prevalentemente smartphone o device che sono touch. Naturalmente, Giuseppe, ti ringrazio, ti do del tu e anche io ti rispetto anche se ti do del tu, però consapevole di tutto quello che ha detto Carlo Duo, che concordo in ogni sua parte, in tutto quello che ha detto Cristiano De Palmas, che sono veramente degli esperti proprio sulle tematiche che hanno trattato, e quindi li ringrazio. È un po' difficile parlare sempre dopo di voi perché sono loro eminenti. Ecco, volevo fare quasi pappa, dai. Poi sai che io mi ritraggo sempre quando mi fanno queste presentazioni, infatti scrivo sempre nelle presentazioni cose molto brevi, eccetera. Vi saluto, ti ringrazio Giuseppe di aver accolto questa proposta di questo incontro. Come sempre sei sempre attivo in questo, anche in precedenti istituti comprensivi dove eri dirigente scolastico. Un piacere vedere così tante persone. Come hai detto prima, insegnanti ma anche genitori, quindi è sempre molto utile, sono dei momenti di confronto importanti questi che bisogna cogliere al volo, quindi un grande piacere. Io inizierei chiedendoti di videoproiettare il video carta che sicuramente hai visto,
saprai di cosa si sta parlando. Questo video ci fa riflettere su diversi aspetti. Quando sei pronto, dimmelo, io mi sto. Sì, io sono pronto. Ok. Sì, lo facciamo partire subito. Fai, perfetto. Emma, 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 Emma. Emma, ecco qua. Ecco, dalle espressioni facciali è abbastanza chiaro il significato di questo video, ovvero sicuramente internet e le tecnologie fanno parte della nostra vita, ne fanno parte. I ragazzi nativi digitali, come vengono solitamente chiamati, sono... in questo mondo, quindi fanno parte di loro. Però il problema quando è che si presenta? Il problema si presenta quando questi strumenti tecnologici da funzione integrativa diventano funzione sostitutiva. Quindi quando per ogni rapporto anche si va a utilizzare lo smartphone e i diversi device. È vero che ci sono ad esempio i giochi, si può giocare online, si può chattare, si possono utilizzare i social network, si può ricercare informazioni, fare studio, lavoro, adesso con anche il lavoro a distanza l'abbiamo conosciuto benissimo, tanto che mi viene una battuta che è girata in internet: tutto finirà quando Conte ci dirà di togliere, di disinstallare Zoom e Google Meet. Quindi quando avremo questo e potremo disinstallare, ecco che si dice che finiremo questa pandemia. Che poi, tra l'altro, in termini anche di accesso digitale, ha fatto emergere tutto quello che è il digital divide, ovvero chi se l'ha potuto permettere e chi non se l'è potuto permettere. Internet e le tecnologie. Come ha detto il buon e bravo Cristiano all'inizio, è giustissimo sottolineare tutte quelle che sono le opportunità di internet. Ce ne sono tantissime di internet, delle tecnologie, ed è la prima cosa che bisogna sostenere, parlare con i propri figli, parlare con i propri alunni. Parallelamente, naturalmente, anche parlare, condividere quelle che sono le problematiche di internet. Chiedo a voi, così vi coinvolgo fin da subito, quindi senza vergogna, eccetera, vi chiedo quali possono essere le problematiche e i fenomeni che coinvolgono maggiormente la fascia dei bambini, preadolescenti e adolescenti, quindi rimaniamo su questa fascia. Alcuni li hanno già nominati i nostri precedenti relatori. Carlo, vuoi rompere un po' il ghiaccio? Uno dei fenomeni, delle problematiche che coinvolge i ragazzi. Ma io una problematica che ho vissuto anche molto vicino, perché ha riguardato persone della mia famiglia allargata, quindi non la mia famiglia diretta, che è avvenuta durante il lockdown, è una forte dipendenza rispetto alle tecnologie. Quindi una persona che conosco bene di 14 anni che ha iniziato a smettere di dormire pur di rimanere attaccata a Netflix e ai social tutta la notte, senza che ci potesse essere un presidio, senza che ci fosse un presidio da parte le istituzioni scolastiche, perché era tutto chiuso in quel periodo, ma dall'altra anche la famiglia non poteva avere, per mille ragioni, un presidio. Quindi la dipendenza, l'ossessione per la tecnologia, per esempio.
Sì, assolutamente Carlo, anche perché le dipendenze da internet, le dipendenze tecnologiche sono delle realtà ormai, anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce solo il disturbo da gioco online come vera e propria dipendenza, però a livello clinico, a livello sociale sono presenti ad esempio le dipendenze da cybersesso, altre forme da shopping anche, c'è anche questa forma da shopping online abbastanza presente, non solo che coinvolge gli adulti, ma anche sempre di più i giovani, perché i genitori lasciano le carte di credito in mano ai ragazzi e ti posso assicurare che le spese sono veramente tante. Ti ricordi, Giuseppe, proprio in un incontro dove aveva partecipato la Polizia Postale alcuni anni fa, aveva detto che proprio nella nostra zona, nell'Oristanese, c'erano state delle situazioni dove dei bambini avevano speso 3.000 euro dal conto dei genitori, proprio facendo shopping online, in quel caso shopping online per comprare le Fubag o piuttosto altre opzioni dei giochi online. Qualche altro pericolo vi viene in mente? Potete naturalmente parlare. Aprendo il microfono. Ecco, Alessandro, ecco, però potete anche dirlo a voce. Alessandro dice il sexting. Ecco, il sexting è una delle problematiche maggiormente riscontrate e ultimamente anche in maggiore misura proprio tra preadolescenti e adolescenti. Vi posso anche dire che l'età si sta sempre più abbassando, quindi ci sono stati dei casi dove è stato fatto del sexting da parte di bambini di quinta elementare. Che cos'è il sexting? Il sexting si riferisce all'invio o alla ricezione di foto o video di natura sessuale, quindi di foto o video di nudo o di seminudo. Altre problematiche, Cristiano, te ne vengono in mente altre? Problematiche del web. Una che non tocca solo i ragazzi ma anche gli adulti è l'adescamento. Ecco, assolutamente sì. Nel caso dei ragazzi si parla appunto dei minori, di adescamento online e quindi di grooming, ma ci sono altre forme di adescamento che coinvolgono anche gli adulti attraverso chat, social network e altre piattaforme di videochiamata soprattutto. Adesso voglio condividervi delle slide per darvi delle informazioni che è necessario vedere molto meglio. Allora, come ben sapete, adesso è Natale. Quali saranno i regali maggiormente che i ragazzi troveranno sotto l'albero? Lo possiamo tutti immaginare e saranno probabilmente smartphone, tablet, giochi, altri device e altre componenti tecnologiche, chiamiamole così. Però, oltre che naturalmente ci devono essere delle regole, Giuseppe, quando hai fatto il messaggio di invito a questo incontro, hai scritto "parleremo di giochi". Ok, allora ho preso la palla al balzo e mi sono detto: quanti di noi adulti, quanti genitori sanno dell'esistenza della classificazione PEGI, ovvero una classificazione pan-European Game Information che aiuta i genitori europei a prendere decisioni sull'acquisto dei videogiochi. Qua ci danno delle informazioni in base all'età, dove 3, 7, 12, 16, 18 rappresentano l'età minima, dove i ragazzi è consigliabile utilizzare quel determinato gioco. Un'altra classificazione, e poi vedremo dov'è questa classificazione, riguarda il contenuto, quindi dove sarà presente questa icona, significa che il gioco, nel gioco ci sono delle rappresentazioni di violenza,
il linguaggio scurrile, il ragazzo bambino a seconda dell'età si può spaventare per quelle che sono i contenuti del gioco, oppure contiene rappresentazioni di discriminazioni, ancora uso di droghe, riferimenti alla sessualità, può insegnare il gioco d'azzardo e ancora si può effettuare acquisti online. Tutte queste informazioni dove le troviamo? Nelle confezioni dei videogiochi, quindi quando andiamo nel negozio o li acquistiamo online, noi possiamo avere delle informazioni su questo, se quel determinato gioco è adatto a mio figlio, se quei giochi che utilizzano i miei studenti sono adatti alla loro età. Naturalmente qua la responsabilità primaria ce l'hanno ovviamente i genitori per l'acquisto di questi giochi, però fatto sta che è sempre utile anche parlarne in classe di questi argomenti, dei giochi, perché si scopriranno, e sicuramente molti di voi l'hanno fatto anche in classe, si scopriranno tantissime informazioni di quelli che sono i giochi più utilizzati. Ad esempio pensiamo a Minecraft, in questo caso, come vedete qui giù nella confezione, c'è scritto 7, ovvero significa che questo gioco è consigliato per bambini dai 7 anni in su, quindi meno di 7 anni è consigliato non utilizzarlo. È un gioco dove permette di costruire, appunto, usando dei mattoncini, un mondo virtuale, un mondo digitale. Quali possono essere le problematiche che poi riguardano tutti questi giochi di cui parleremo, accenneremo appunto? È il fatto che in questi giochi è possibile creare dei team, dei clan, dove naturalmente possono farne parte anche persone che non si conoscono, che i nostri figli non conoscono. Naturalmente, oltre questo, ci sono le chat. Ecco che le chat, i giochi dove ci sono delle chat, bisogna come adulti tenerle maggiormente attenzione a questo. Come sapete, nel caso ad esempio dell'adescamento online di minori, i luoghi dove gli adescatori furoreggiano maggiormente, quali sono? Proprio i giochi online. Perché? Perché sanno che lì trovano un sacco di bambini, di ragazzi, di preadolescenti. Con la chat permette loro, grazie al gioco, di avere un hobby condivisibile con le chat, quindi passando dalle chat pubbliche alle chat private, ecco che il gioco è fatto, diventano a poco amici, conosciuti, si conoscono tra di loro per poi ottenere quelle che sono le informazioni che noi adulti diciamo di non dire, di non dare. Infatti, se noi riflettiamo, quello che i nostri consigli quali sono? Mi raccomando, non diamo informazioni personali agli sconosciuti, sia nel mondo faccia a faccia, sia nel mondo digitale. Cosa succede? Pedofili o altri malintenzionati naturalmente non chiedono le proprie informazioni personali fin dall'inizio, a meno che i ragazzi, i bambini, i preadolescenti già nel proprio profilo del social network o del gioco diano loro stessi delle informazioni. Nel caso diverso, i pedofili e questi malintenzionati sanno benissimo come funziona, ovvero per ottenere delle informazioni devono cercare di costruire un rapporto con i ragazzi, quindi non andranno a inficiare una regola che è stata detta, un consiglio che è stato dato da noi adulti, ovvero non dare l'informazione agli sconosciuti, perché l'informazione poi a poco li stanno dando a persone che conoscono. Quindi bisogna stare attenti. Magari il consiglio, ritornando anche a quello che è stato l'intervento di Carlo, utilizzare anche un linguaggio più consono, più utile alla comunicazione, più utile al loro comportamento, ovvero le informazioni personali sono personali, rimangono personali. Quindi non voglio utilizzare non, Carlo, però non sono pubbliche. Ecco, in questo gioco, come vedete, una società americana dice che non ci sono
dei pericoli sessuali, ovvero non si sono rilevati in questo gioco, anche se poi con l'andare del tempo si scopre che anche qui tramite le chat anche il discorso sesso poi viene a galla tra, sia tra i minori, gli adolescenti, sia tra adulti che comunicano e parlano di sessualità, come dicono anche diverse, come emergono anche da diverse ricerche fatte da Save the Children, eccetera, che gli adulti spesso comunicano di sesso tranquillamente con i minori. Parlare di sesso non sempre significa parlare in maniera soft di sesso. Immaginatevi che davanti a uno schermo chiunque si sente anche un po' libero da barriere, eccetera, viene considerato virtuale, come ben hanno detto appunto Carlo e Cristiano, e quindi abbiamo anche dei veramente una comunicazione abbastanza forte sulla sessualità, dove i ragazzi non sono preparati su questo. Violenza, bullismo, suicidio, ecco, questo è il livello di gravità. Quindi adesso che siamo abituati ormai con i colori dell'Italia, verde arancione, oltre che i colori del semaforo, ecco che significa verde, siamo abbastanza, tra virgolette, tranquilli, arancione c'è un grado di difficoltà. Questo gioco che conoscete tutti, Fortnite, molto famoso, dove si possono comprare, appunto acquistare V-Bug, eccetera, quindi ci possono essere anche delle spese, e spesso i preadolescenti e gli adolescenti chiedono proprio i soldi ai genitori per poter potenziare il proprio personaggio e comunque andare avanti nei propri livelli. Come vedete anche qua c'è un'età minima di 12 anni. Problema. È possibile anche qui usare delle chat pubblica, privata e vocale addirittura. Quindi ripetiamo che queste problematiche possono naturalmente, non dico io di non utilizzare i giochi, perché i videogiochi hanno dei grandissimi vantaggi, ma anche a livello, ci sono diverse ricerche che dimostrano, adesso non so ad elencarle, però che dimostrano quanto sia importante per l'apprendimento, per la memoria, per il linguaggio, per acquisire anche il linguaggio. Ce ne sono tantissimi di aspetti positivi, tanto che ormai è diventato un vero e proprio sport anche giocare gli sport. Ci sono delle squadre, i giocatori rispettano proprio delle regole rigide anche nel tempo di utilizzo per gli allenamenti, quindi vere e proprie gare si stanno sviluppando ormai in tutta Europa e in tutto il mondo. Quindi è utile, però naturalmente bisogna prestare massima attenzione. Clash of Clans, lo stesso, un altro gioco molto utilizzato, qua l'età minima è di 13 anni, anche qui come vedete è possibile fare dei clan, utilizzare la funzione delle chat. GTA, come vedete, ha rossi diversi aspetti. La sessualità è rossa, quindi c'è un rischio di violenza e di minacce, di offese, ma anche di possono sensibilizzare i giovani all'uso, abuso di alcol, di droghe e anche di crimine, quindi sensibilizzare il nostro cervello a determinate immagini. Poi considerate che i ragazzi e i bambini hanno anche uno sviluppo cerebrale sicuramente diverso e anche una plasticità diversa rispetto a noi che siamo adulti. Età 18 anni. Spesso lo utilizzano anche dalle scuole, i ragazzi delle scuole medie, come si chiamavano una volta. Non è la cosa più utile da fare. Perché? Perché se c'è un consiglio, non è la legge che lo dice, non è che si fa un reato se lo utilizza un ragazzo di 12 anni. Non è un reato, però se ci sono dietro esperti che consigliano che questo gioco è meglio a 18 anni, utilizzarlo dopo i 18 anni, i motivi ci sono. Perché? Perché c'è una forte livello di violenza, attività anche di tipo sessuale, dove si possono abbastanza simulare diversi comportamenti sessuali, che ai ragazzi di una certa età sicuramente non fa bene. Però spesso si parla di questi giochi che appunto abbiamo visto una
carrellata abbastanza veloce, e non si fa attenzione a questi altri che si possono scaricare dagli store, questo dallo store di Google, Brawl Stars, un gioco molto utilizzato dai ragazzi delle scuole medie, maggiormente, ma anche dalle scuole elementari, quindi quinta elementare, prima, seconda media lo utilizzano, qualcuno anche in terza media. È un gioco che, come vedete dall'immagine, potrebbe sembrarci abbastanza carino, bellino, anche adatto a un'età anche molto giovane, però cosa succede? Il problema è che anche qui si creano dei clan, quindi dei gruppi, dei team, quindi possono accettare i bambini di età quindi molto giovane, l'amicizia di queste persone che magari hanno maggiori trofei. Avendo maggiori trofei ed entrando nel gruppo, portano il bambino, portano quel gruppo a salire di livello, ovviamente. Questo è un po' quello che è la funzione un po' di tutti i giochi. Quindi accettando persone che non conoscono, il rischio naturalmente c'è. Anche in questo caso c'è l'utilizzo delle chat. Altri giochi molto utilizzati, però non ho fatto in tempo a fare lo screenshot, Among Us è un altro gioco che utilizzano spesso i ragazzi. Io ce l'ho mi vedete l'immagine, Cristiano? Mi vedi? Sì? Sì, Simone. Ok. Ecco, per dirvi, se vedete dal mio cellulare, ecco, l'applicazione è molto semplice, è un gioco molto, molto semplice anche nei disegni. Ci si connette, si scrive, si può partecipare anche lì a gruppi, chattare con altre persone. Sì, bello, divertente, però sarebbe consigliabile naturalmente la supervisione degli adulti, supervisione quindi in particolare dei genitori, ma come abbiamo detto prima, anche parlarne in classe di questo è molto utile, sia per capire dove i luoghi che frequentano i nostri studenti, e anche per cercare di riflettere con loro sia sugli aspetti positivi, sia sugli aspetti negativi dei giochi. Naturalmente, Cristiano, quando vuoi, puoi esprimerti. L'età minima. Ok. L'età minima, naturalmente anche Carlo, ovviamente, l'età minima per questo gioco è 13 anni. Lo utilizzano anche ragazzi molto giovani, come abbiamo detto, dalle elementari. In questo senso, scusa Simone, posso interromperti un attimo? In questo senso, come ho visto anche dalla chat alcune suggerimenti, è chiaro, no? Sì, ok. Magari l'etichetta si conosce, però poi alla fine arriva comunque a casa, oppure te lo passa un amico, oppure comunque se in classe lo usano tutti e tu non lo usi, perché poi questi giochi diventano social, hai bisogno dei compagni quando sei dentro, no? Sei connesso. Alla fine, qual è poi il consiglio che possiamo dare quando un Fortnite, per esempio, come ci è stato suggerito, è per 12 anni, ma alla scuola elementare lo usano tranquillamente. A me è capitato, per esempio, di parlare con tanti genitori e dire, ma no, ma tanto fanno soltanto qualcosa, non è che li vedo quando giocano, non succede niente, anche perché poi hanno una grafica molto accattivante, quindi non sembrano pericolosi, perché se ho dei cartoni animati, cosa vuoi che pericolo ci può essere? In realtà è questo. Poi c'è un'altra domanda, questa era una domanda, era un po' a tutti e tre, no? Come cercare da adulti, io una risposta ce l'ho, certo è un'alleanza scuola-famiglia con i genitori che dobbiamo cercare, potrei anche farvi una domanda provocatoria e farla qui un po' a tutti quelli che sono riuniti, ma quanto è importante portare eventualmente il videogame a scuola, come strumento intendo proprio, Fortnite per esempio, non Fortnite, Minecraft per esempio ha delle possibilità notevoli anche dal punto di vista didattico, spesso lo troviamo consigliato anche per attività didattiche, no? In alcune sue versioni, e quindi questo potrebbe essere così una domanda. L'altra
che invece trovo nella chat è il termine che viene utilizzato da alcuni studenti, viene utilizzato a scuola, è randonautica. Io personalmente non l'ho mai sentito, randonautica. Non so se... Anche io non l'ho mai sentito quello, però magari dico, ne inventano una ogni 5 secondi, è molto difficile anche starci dietro a tutto questo. Sì, allora, arrivo a rispondere alla prima domanda che hai fatto. Sì, ma sono social, i giochi permettono di socializzare? Ecco, benissimo. Perfetto, però noi come adulti dobbiamo stare attenti perché l'educazione è un nostro compito primario, l'educazione ai nostri figli. Quindi, certo che se, non sempre si conoscono le etichette PEGI, non sempre si conoscono, e se si conoscono non si fa più manco sempre attenzione a quello che significa, perché il figlio, i figli chiedono quel determinato gioco per, siccome lo chiedono, alla fine per sfinimento il genitore lo acquista, oppure lo acquista, come hai detto tu, Giuseppe, perché se no viene escluso dagli altri, dal gruppo. Però come genitori, visto che poi viviamo in una realtà dove le classi sono anche di un certo numero, quindi non, classi anche ridotte, si è mai pensato di fare un incontro tra genitori e dire, ma ascolta, anche prima di comprare, ad esempio utilizzo quello GTA come esempio, hanno fatto, visto che hanno le chat tra genitori, dire, ascoltate, mio figlio mi sta chiedendo di giocare, di comprare GTA. Ok. Un altro può rispondere, sì, anche mio figlio. Però qualcuno può dire, sì, ma è consigliabile a un'età di 18 anni, quindi al di sopra di 18 anni. Quindi una condivisione anche tra genitori in quello che è l'educazione, diciamo, un'educazione di comunità, non solo un'educazione familiare ai social e ai giochi, ma anche un'educazione più ampia. Condividere questo con gli altri genitori significa che se insieme si decide e si parla anche insieme con i propri figli, guarda che questo gioco non è adatto alla tua età perché ci sono dei comportamenti che è meglio evitare, si trova un punto di accordo con tutti, tra tutti, perché certo che se ti senti i ragazzi giovanissimi che ti dicono, che chiedi ma come hai fatto a farti comprare GTA dai tuoi genitori, lo conoscono la classificazione PEGI? Sì che la conoscono, ma sia del contenuto che per età? Sì, la conosco. E come hai fatto a fartelo comprare? Beh, ho detto che dovevo imparare a giocare, a guidare la macchina, così incominciavo a conoscere i segnali stradali, perché GTA comunque si svolge in una città, quindi si può girare in macchina, eccetera. Beh, un po' mi fa pensare, mi fa riflettere questo, e dico, come genitore, il consiglio che cos'è? Ti chiede di comprare un gioco, vai e digita su Google, su qualsiasi motore di ricerca, di cosa si tratta, qual è quel tipo di gioco, qual è il livello di violenza, quali possono essere i rischi che ci sono. Naturalmente, come hai detto tu, Minecraft può essere utilizzato positivamente? Sì, possono essere utilizzati potenzialmente tutti questi anche per lavorare sulla netiquette, quindi nel galateo online, nei giochi. Tutti possono essere utilizzati, ma l'importante è comprendere che dare un gioco come questo e far giocare un'immagine cattivante e tutto, dove c'è una chat, se i bambini e i ragazzi non sono debitamente formati alla cittadinanza digitale, a tutta una serie di regole che fra un po' vedremo, ma non solo regole, è naturale che diventano dei pericoli. Fermo restando la grande utilità di questo. Cristiano e Carlo, volete aggiungere qualcosa? Non so se riuscite a accedere alla chat, ci sono dei commenti comunque in chat che ricalcano un po' quello che stavate dicendo, cioè l'importanza comunque del gioco, che in realtà si sposta su una dimensione tecnologica con le stesse caratteristiche che poteva avere il gioco da tavolo, il gioco dove,
sociale, la cooperazione, si divertono a stare insieme i bambini, eccetera, però chiaramente la necessità che emerge in questo momento è la necessità del controllo da parte dell'adulto. Non può essere, come dire, lasciato liberamente all'utilizzo indiscriminato. Tra l'altro stavo cercando Randonautica e quello che ho letto in 30 secondi è un'app che gira su TikTok. Quello che ho letto in 30 secondi è veramente inquietante, è una specie di app che porta a condividere le coordinate locali facendo poi dei viaggi particolari. Curioso, no, non la conoscevo io, non so se poi se chi è intervenuto nella chat lo vuole spiegare, lo vuole illustrare, sarebbe interessante. Quindi Simone, sì, videogiochi naturalmente, la costante è quella, mettersi d'accordo un po' sull'utilizzo, su quali videogiochi e soprattutto sul livello di controllo. Questo non so se è sempre un punto di scontro qualche volta, più che di incontro. Qual è il livello di controllo, no? Il livello ispettivo, il controllo ispettivo, il controllo... ossessivo, il tempo, no? Non lo usi più di 10 minuti, no? Lo usi a tempo, usi solo quello. Ecco, dire che i ragazzi vanno controllati è un conto, dire come devono essere controllati è un altro. Una mano alzata, poi non so se vuoi rispondere o se vogliamo sentire l'intervento di Lucia, mi sembra, giusto? Sì, buonasera, sono Lucia Casula, buonasera. Sono un'insegnante dell'Istituto Comprensivo di Azzara. Vi ringrazio tanto intanto per l'opportunità offertaci, che trovo davvero molto molto interessante. Sono io che ho scritto il post relativamente, questa applicazione che non conoscevo. E allora, così facendo un sondaggio con i ragazzi, ho scoperto che loro hanno scaricato così in totale autonomia questa applicazione nel periodo del lockdown. Ne hanno fatto largo uso, dopodiché io ho cercato di ascoltarli, ragazzi, non sono intervenuta così con un atteggiamento di rimprovero, no? O di giudizio negativo, non conoscendo assolutamente l'applicazione, ho cercato di ascoltarli, informarmi, li ho lasciati parlare liberamente, mi hanno raccontato di aver fatto anche delle esperienze seguendo questa chat, questo gioco, pseudo gioco che appunto poi ho avuto modo di documentarmi, di leggere tutto quello che riportava insomma la rete, e ho scoperto che si tratta di un'applicazione piuttosto inquietante e assolutamente sconsigliabile. Il problema è questo, che quando io per una seconda volta ho tirato in ballo con i ragazzi l'argomento, cercando sempre di capire meglio, mi sono resa conto che in certi casi hanno seguito queste sfide, perché di vere e proprie sfide si tratta, in compagnia di qualche adulto. Per esempio, si sono fatti accompagnare da un genitore, no? Proprio perché dovevano seguire il percorso che la sfida suggeriva, e quindi percorrere chilometri in aperta campagna. Ecco, io sono, oltre che insegnante, sono anche genitore, i miei figli sono un po' più grandi. Però effettivamente mi rendo conto, condivido tutto quello che avete detto. È vero che la famiglia svolge un ruolo determinante. Come può un genitore non rendersi conto che il proprio figlio segue queste sfide, esce di casa, percorre dei chilometri in aperta campagna da solo perché deve raggiungere la meta che la sfida ha suggerito? Ecco, trovo molto preoccupante. Lo trovo altrettanto preoccupante il fatto che i genitori permettano tutto questo nell'assoluta indifferenza. Come soluzione, perché ovviamente siamo educatori, ho cercato di formarmi, ho seguito qualche corso, ecco, per essere un pochettino più all'altezza, e in compagnia di un collega con cui faccio compresenza abbiamo attivato appunto una serie di lezioni che stiamo ancora seguendo, proprio di competenza digitale,
cittadinanza digitale, dicevo, cerchiamo di fornire ai ragazzi tramite il materiale del manifesto della comunicazione non ostile, tramite il materiale prodotto da Generazioni Connesse e qualche video educativo, di fornire perlomeno gli strumenti utili a farli ragionare e a sensibilizzarli maggiormente. Però davvero con i genitori è difficile intervenire. Vi ringrazio infinitamente, chiedo scusa. No, grazie a te delle informazioni che ci hai dato e della condivisione di questa esperienza. Nel frattempo anche a me stavano dando delle informazioni su questa app che io non conoscevo, che è basata proprio sulla geolocalizzazione e sulla possibilità di muoversi con le coordinate geografiche, creando e condividendo viaggi e ambienti che vengono in qualche modo realizzati. Da esplorare, allora, Simone. Sì, assolutamente. Ottimo il lavoro che avete fatto. Ti chiamo Lucia, tanto siamo tutti prof, dottori, eccetera, eccetera. Ok. Pur mantenendo il rispetto ad essere diventato una cantilena, quello che ci ha detto Carlo. ok, sì, assolutamente. Allora, avete fatto bene, quello di parlarne in classe è sicuramente utile. Naturalmente bisogna seguire, come ben saprai dai corsi che hai fatto, una certa procedura, anche perché quello che emerge dalla ricerca, ma tu non sto dicendo che l'hai fatto tu e l'avete fatto voi, anzi hai ben anticipato tutto, e quello che mi fa paura è quando vengono trattate queste tecnologie utilizzando la strategia della paura, del creare timore, perché in internet c'è il male di tutta la terra. E come l'ha detto Carlo prima, Internet è lo specchio del mondo faccia a faccia, quello che non ha inventato niente di nuovo. Internet non ha inventato niente di nuovo, quello che succede in internet succede nella vita faccia a faccia, quello che succede nella vita faccia a faccia succede in internet, tanto che una terminologia non si utilizza più online e offline, ma si utilizza on life. Perché il confine ormai non è così netto. Prima c'era un confine più netto tra internet e il non internet, diciamo. Adesso fa parte di tutto, tutto insieme. Quindi l'educazione deve essere quella alla base ci devono essere delle regole. Non metto più slide, anche perché in videoconferenze ne uso veramente poche, perché è un problema quasi sempre la connessione ultimamente poi. Però ho stilato delle coordinate che dove ho messo al nord le regole, l'importanza delle regole, sud dialogo e ascolto, est esempio, ovest educazione, che vale sia per la vita online sia per la vita offline dei nostri ragazzi e dei nostri alunni. Le regole. Quando dare uno smartphone? Sarò velocissimo. Ti blocco un attimo perché sono già le 6:05. Non ho più la scusa del parcheggio, perché devo solo cambiare programma, quindi se arrivo tardi possono pensare male. Io, Simone, sapevi già, dottor Scarpa, la ringrazio di tutto, un'altra call in un altro gruppo. Fortunati loro, ma siamo stati fortunati noi ad averti. Grazie. Spero che tutto questo sia occasione, ecco, di un futuro incontro anche in presenza e senza mascherine, magari. A vostra assoluta disposizione. Saluto tutti i presenti. Ciao Simone e ciao Carlo. Arrivederci Cristiano. Grazie a tutti. Ma stiamo diventando congiunti, Cristiano. No, ti evito a vederti anche faccia a faccia. Vai, cioè, a te e Carlo ormai siamo congiunti. Se chiudono tutti, noi possiamo andare Cagliari, Oristano e Sassari. Siamo tranquilli su tutto. Buon lavoro, grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi Simone, stavi dicendo... Allora, sì, poi giuro che prometto di chiudere. Allora, le regole. Quando regalare uno smartphone?
Non si può regalare uno smartphone e il ragazzo averlo, se non di proprietà, il bambino e il ragazzo averlo 24 ore su 24 nella propria tasca. Non esiste, ci vogliono delle regole. Come prima ho iniziato l'incontro, il mio intervento dicendo è Natale, il regalare lo smartphone, anche se dell'ultimo modello, è ovvio che il bambino, il preadolescente lo vuole, lo smartphone, ma lo deve riflettere, i genitori devono riflettere insieme se regalare veramente lo smartphone, se il nonno, la zia, il padrino e la madrina devono regalare lo smartphone. Perché? Perché bisogna valutare, e i genitori dovrebbero valutare, il grado di criticità e di responsabilità. Questo non significa che i ragazzi non possano usarlo. Io sono uno di quelli che dice fatto eccezione per i bambini da, come dice anche i pediatri americani, di evitare, se non per le videochiamate, l'utilizzo di queste tecnologie nei primi 18 mesi. Carlo, tu lo sai benissimo, i primi 18 mesi tua figlia l'ha utilizzato e hai fatto benissimo a utilizzare quello. Beh, però è proprio un utilizzo passivo, cioè il telefonino rimane in mano a me prima, penso, degli 11-12 anni, nessun tipo di telefonino in mano a lei, ecco, se non ai 13. E poi, volevo dire una piccola cosa sulle regole dopo che hai concluso, che sì, ritengo molto importante. Assolutamente, se lo vuoi lo puoi dire anche adesso. No, per rinforzare questo tuo, mi sembra sud delle regole, volevo sottolineare che gli studi a cui ho fatto riferimento nel mio intervento si riferiscono anche agli studi di psicoterapia strategica e cognitivo-comportamentale del Mental Research Institute di Palo Alto, che ha individuato nella regolamentazione una delle strategie più potenti per bloccare addirittura dei sintomi molto importanti. Ad esempio, piuttosto che accompagnare un paziente a dismettere determinati sintomi, si è scoperto che è molto più funzionale accompagnare il paziente a portare avanti gli stessi sintomi, ma inserendo una piccola regola. Ad esempio, il fumatore che deve smettere di fumare deve continuare a fumare, ma deve accendersi la sigaretta negli orari netti, mezzogiorno, mezzogiorno e 5, mezzogiorno e 10. Scusate la banalità dell'esempio, però in realtà, se è vero che inserire delle piccole regole dentro un sintomo aiutano il paziente, non basta, ma aiutano il paziente a prendere consapevolezza del sintomo, riappropriarsene e liberarsene, pensate che potere può avere quindi la regolamentazione nell'uso delle tecnologie nella tenere alta la consapevolezza in questo utilizzo. Quindi se è una funzione terapeutica, non possiamo abdicare all'idea che delle buone regole possano essere indispensabili e forse a volte crediamo troppo nell'autoregolamentazione o che addirittura internet sia un essere supremo o le tecnologie siano così autointelligenti da insegnarci loro come usarle. Non so, Simone, se sei convinto che le tecnologie ci insegnano loro a utilizzarsi. Concordo quindi, pienamente con tutto. Carlo, se ho ben capito, il concetto è che se noi impariamo a regolarci all'uso, per esempio, riusciamo a controllarlo talmente tanto da poterne perfino farne a meno. E in realtà la risposta è proprio questa. Se noi, quanto sei dipendente da qualcosa, la risposta è molto semplice. Dipende dalla quota di rinuncia. Quindi torniamo alla famosa frustrazione. Se io riesco a fare a meno di qualcosa, la posseggo. Non voglio fare filosofia spicciola, però è un po' così. Certo. No, concordo pienamente con quello che hai detto, Carlo, e ti ringrazio. Tanto che un'altra regola dove accede, cioè non solo il luogo fisico, perché bisogna stare attenti, bisogna creare dei luoghi free smartphone, camera da letto. Oh. Mi si sente? Ah, ok. Sì, vai. Ah, ok. Camera da letto, free smartphone, durante i pasti, free smartphone. Poi naturalmente, se noi adulti siamo i primi a farlo, ovviamente l'esempio è discordante con quello, cioè non c'è una coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo. Molto velocemente, ma anche dove accede, in quali piattaforme, cioè noi dobbiamo sapere come genitori
quali piattaforme, quanti account hanno, perché non di rado succede che dicono sì, guarda, io ho l'account Instagram o TikTok, in realtà adesso molto di più, ho l'account TikTok che sanno i miei genitori e l'altro account TikTok che non sanno i miei genitori, hanno o Instagram e ho anche l'account sia che sanno sia che non sanno, però noi lo dobbiamo sapere come, supervisionandoli. Controllo, prima Giuseppe hai chiesto, ma questo controllo come deve essere? Allora, io ho paura del termine controllo, preferisco supervisione, nel senso che mi faccio una domanda, se io sto dando come genitore uno smartphone a un preadolescente 10, 8, 9 anni, cosa voglio controllare? Lo sappiamo che ci sono applicazioni che si possono nascondere nello smartphone, l'abbiamo parlato tantissime volte di questo. Sappiamo che ci sono messaggi che si autodistruggono, quindi è solo una nostra autoconvinzione, pur fermo restando che come adulti noi dobbiamo prendere lo smartphone dei nostri figli che abbiamo lasciato in prestito, non regalato, è nostro il loro smartphone, è nostro, e visionare insieme. Insieme, visionare anche insieme, perché spesso proprio da questa supervisione, che lo preferisco molto di più, si possono scoprire anche, ad esempio, pedofili online, oppure quindi richieste particolari, oppure si può scoprire che mio figlio è il mio bravo, buono, gentile figlio, poi si è rivelato che ha messo in atto comportamenti di cyberbullismo. Quindi ricordiamoci che ogni scarafone è bello per proprio genitore, quindi questo naturalmente preso con le dovute pinze quello che ho detto, però ovviamente come sapete possono verificarsi dei comportamenti che noi genitori non avremmo mai immaginato, quindi guardare lo smartphone è un nostro compito. Altra cosa, quando può avere lo smartphone, lo dobbiamo decidere noi, facciamo un accordo, facciamo un contratto, in America si utilizza molto questo del contratto tra genitori e figli, dove si negoziano le regole, ma fino a pagina 2, perché i genitori siete voi. Ritornando qui con la parentesi, non è che devono decidere i bambini perché tutti hanno lo smartphone e hanno WhatsApp, lo deve avere anche mio figlio perché se no rimane isolato. Prendiamoci le responsabilità nostre. Noi comunicativamente, Carlo Duo qua potrebbe dire molto, se diciamo i figli degli altri hanno e quindi noi non lo dobbiamo avere, la decisione non è nostra, stiamo dando la decisione e facendo far decidere a questi bambini, giusto Carlo? E siamo come adulti davanti al marshmallow, non riusciamo a resistere a dare immediatamente e subito quello che il bambino desidera, perché la frustrazione è più nostra di genitori e quindi dobbiamo innanzitutto guarire la nostra frustrazione, ma regalare il telefonino è come mangiare i 3 marshmallow di fronte alla scrivania, ecco, un po' così. Guarda, questo di marshmallow è fantastico. Non vorrei che finisse il tempo senza che tu sia passato a est e a sud della tua... Alcune cose le ho già accennate, ma le hanno già accennate anche gli altri. Allora, come accede? Quindi, quando? Date delle regole, la notte è meglio di no, anche perché l'ormone del sonno non si attiva se hanno lo smartphone in mano fino a ore tarda. Quindi questo cosa significa? Che non dormono, ci sono diversi fenomeni come il vamping, ovvero lo svegliarsi per mandare sms, chat, eccetera, e poi per andare a scuola l'indomani non con l'attenzione necessaria, ma anche a una certa età sapete che il sonno
sonno è basilare. La mancanza di sonno, tra l'altro, dà anche delle determinate conseguenze, come ad esempio l'irritabilità, l'aggressività, eccetera. Regole. Le regole ci sono anche per l'accesso a questi social. Informiamoci, sia come genitori, sia come insegnanti. Arriviamo al dialogo, ascolto, e siamo a sud. Dialogo e ascolto. È impossibile che veramente molti ragazzi, quando vengono incontrati nei progetti, eccetera, dicono sì, ma io li parlo ai miei genitori. I miei genitori hanno sempre gli occhi verso lo smartphone, quindi non mi stanno ascoltando. Perché? Perché l'occhio, lo scambio, l'incontro tra gli occhi è la prima forma di una comunicazione di base, ovvero io ti guardo, io ti riconosco, riconosco te come persona e quello che stai dicendo. Se io rispondo a mio figlio con lo smartphone in mano così, per mio figlio, anche se io lo sto ascoltando, per mio figlio io non lo sto ascoltando. E quello che conta è il pensiero di mio figlio, del preadolescente, dell'adolescente. L'altro giorno, in un convegno fatto con Angela Quacquero, la presidente dell'Ordine degli Psicologi, ha detto una cosa fantastica. Ha detto: noi adulti, già i preadolescenti e gli adolescenti hanno i loro tempi, noi li dobbiamo rispettare, siamo noi che dobbiamo fare due passi indietro in alcuni momenti e capire quando loro ci vogliono parlare, lasciare tutto quello che stiamo facendo. Se quello che stiamo facendo è avere uno smartphone in mano e magari anche selfandoci per postarlo su Instagram, riflettiamo su quello che vogliamo dare, perché è nostra la responsabilità di tutto. Dialogo, ascolto. Ascolto, naturalmente, anche quello, ci sono naturalmente le strategie di ascolto, ma ascoltare significa prima di tutto anche non giudicare quello che dice, perché noi dobbiamo capire in primis quello che il ragazzo vuole dire. Per loro questo strumento è importantissimo, ma questa importanza, questo strumento, gliel'abbiamo dato noi, perché già da piccolini che ci vedevano a noi con questo smartphone, e noi, essendo le figure di riferimento, guardandoci dicono: ah, se è importante per la figura di riferimento, e allora deve essere importante anche per me. Quindi e qua si lega anche all'esempio. Educazione. Educhiamo sia all'uso dello smartphone, significa quando, in quale luogo, se stai parlando con un altro, guardale in faccia, non nello smartphone, perché è la cosa più bella. Cioè, tra l'altro, come ben sapete, uno dei primi pericoli di queste tecnologie è che se noi diamo troppo spazio a questo, i ragazzi, i bambini soprattutto, hanno la necessità di imparare, dal punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale, tutte cose che si possono fare faccia a faccia, solo nel rapporto faccia a faccia. Poi io sono il primo a dire: le tecnologie sono utilissime, importantissime, come avete sottolineato anche in chat, i giochi sono utili per l'apprendimento, per tutto, però l'educazione, le regole, dire no è utilissimo, come dire sì è utilissimo. Io direi di concludere, perché tanto, se no, ce la finiamo domani. Non so, Simone, se vuoi facciamo anche una seconda puntata. Beh, mi sembra che così... Facciamo una Carlo seconda puntata dopo le feste, facciamo la conta dei cellulari che sono stati regalati per le feste. Su quello, dirigente, dillo anche tu, perché... i cellulari, regalate altri. I ragazzi adesso hanno bisogno di esperienze, interessante, proprio in questo momento. Interessante, grazie Simone. Interessante, come sempre, le cose che dici sono veramente tante. La maggior parte delle volte non fai in tempo a dirle tutte, perché sono davvero... è una marea di considerazioni riguardo a questo tema, riguardo proprio all'uso dell'oggetto e rispetto alle connessioni. L'abbiamo detto tante volte, effettivamente... il ruolo dell'adulto è determinante in questo senso. È molto bello, mi sono segnato il tuo schema di orientamento da nord a ovest, passando per est. Secondo me il cammino da fare è quello, dalle regole all'esempio, dialogo, ascolto, che diventano educazione. Tutte queste condizioni messe insieme, arriviamo, la meta è sempre lì, sull'educazione. Quindi colgo questo riferimento qui dalla cabina di regia di Inside Out, che ho visto alle mie spalle passare
tutte le sfere colorate in questo incontro, con tutte le emozioni che siamo riusciti a raccogliere. Se c'è qualche intervento, se qualcuno vuole in qualche modo provare a dire qualcosa, nella chat ho visto che c'era il tentativo di intervento, per esempio anche di riportare questi, alcune cose che sono state dette, molto, molto interessanti anche per ragazzi in difficoltà, per esempio, no? Non sempre le tecnologie con i ragazzi in difficoltà sono un oggetto quasi ossessivo, il possesso del cellulare. Noi abbiamo diverse situazioni dove il possesso dello smartphone durante le lezioni in classe diventa una cosa quasi morbosa, è uno strumento del quale non si liberano facilmente, quindi è davvero un cammino educativo da percorrere con molta attenzione. Non so, se non ci sono domande, io ringrazierei davvero Carlo e Simone, oltre a Cristiano l'abbiamo già ringraziato per il grande contributo che ci avete offerto, i grandi spunti di riflessione. Sono sicuramente da approfondire e ci riporteremo un po' a presto. Non escludo, se volete, davvero di rifare anche per avere un feedback, però fra un po' di tempo su alcune cose. Molto interessante gli argomenti che ha portato Carlo sul linguaggio, sono davvero, davvero molto interessanti. Simone, è sempre una visione che io sposo in pieno, la visione pedagogica di non demonizzare, ecco, ma sono cose che fanno parte comunque del nostro vivere, come dicevamo prima, tra realtà e virtuale sono comunque cose che stanno entrando nella nostra realtà, per quanto sia surrogata, ma è comunque si stanno alternando, e quindi non possiamo esimerci dall'educare all'uso piuttosto che impedire. Io personalmente sono comunque convinto che qualunque divieto non sia portatore, comunque sia uno stimolo in più alla trasgressione, per cui da questo punto di vista anche abbassare il livello di trasgressione, non chiaramente eliminarla, ma abbassare il livello di trasgressione significa condividere, significa a volte giocare insieme, significa a volte chattare insieme anche per educarci insieme al linguaggio, significa fare un po' tutti questi passaggi. Ecco, ancora un intervento nella chat, Riccardo dice interessante l'importanza del linguaggio, sì, in effetti l'abbiamo sottolineato, grazie. Grazie dei vostri interventi, grazie Simone, vuoi chiudere tu? Se volete chiudere voi, io vi saluterei davvero con il mio più profondo ringraziamento per la vostra disponibilità e per questo regalo che ci avete fatto. Grazie a voi, un grazie a tutti, naturalmente sperando che ci siano anche altre occasioni di confronto, perché è sempre utile il confronto. Ringrazio anche a Carlo che sempre fa delle riflessioni e degli interventi sempre di livello altissimo e sempre inaspettato anche nella tipologia di come proprio lo affronti i diversi fenomeni. La prossima volta sarà sulle fake news il tuo intervento, quindi preparati. Mi dispiace Simone, perché avevi un altro video da far vedere, non so a che proposito, però è un po' saltato, però era... Ok, sì, però in onda adesso in sì, dai, fallo, mi stavo anche dimenticando, fallo vedere perché è molto carino, tanto dura pochissimo. Sì, è velocissimo, così ci salutiamo con questo video. There are some places where devices just don't belong. Device free dinner, a common sense idea from common sense media. Yeah.
Ecco, praticamente durante queste feste andare a mangiare a casa dei nonni potrebbe essere un problema, da nonni di questo genere. Direi. Comunque non ci lamentiamo più se facciamo mettere lo smartphone. Dopo questa serata credo che far mettere lo smartphone nella scatoletta in classe... Se lo fa la Apple lo possiamo fare tutti. Va bene, credo sia stata una bella conclusione simpatica di questa serata, della quale davvero ringrazio tutti, soprattutto anche tutti i partecipanti, siamo stati veramente tanti. Per noi è stato un bel esperimento, speriamo di migliorarlo ancora. Ciao a tutti, grazie. Grazie, buone feste, che ne abbiamo proprio bisogno. Esatto. Arrivederci e serenità. Grazie a tutti.